Interverrà ora, per un saluto di introduzione, il Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano. Benvenuti a tutti, eminenze, eccellenze, reverendissime e carissimi amici, carissime amiche. Milano, la diocesi ambrosiana e tutte le diocesi lombarde vi accolgono e vi ringraziano di cuore per la vostra presenza. Generosa ed ospitale, da secoli questi due aggettivi qualificano la vocazione della nostra città, generosa ed ospitale. Sono certo che tutti voi lo potrete toccare con mano in questi giorni. Con felice intuizione, il titolo del 7° incontro mondiale delle famiglie, che suona così: la famiglia, il lavoro e la festa, lega tra loro gli aspetti principali della vita quotidiana di ognuno di noi, di ogni persona, ognuno di noi, ogni persona che è sempre in rapporto, in relazione con gli altri. La famiglia permette la comprensione e lo sviluppo delle due differenze costitutive dell'uomo: la differenza sessuale tra l'uomo e la donna e quella delle differenti generazioni, figli, padri, nonni. Custodendo queste due differenze nell'unità, la famiglia è la prima e insostituibile scuola di comunione. Il lavoro, poi, è l'ambito in cui ogni uomo, ogni donna racconta se stesso e collabora con le proprie abilità, anche con la fatica, all'azione creatrice del Padre e a quella redentrice di Gesù. E nel rapporto tra famiglia e lavoro si innesta il riposo. Il riposo favorisce l'equilibrio, dà un ritmo agli affetti e al lavoro, perché è lo spazio della rigenerazione, della ricreazione. E il riposo è compiuto quando diventa festa. Festa, cioè riposo, sosta gratuita, comunitaria e piena di gioia. Carissimi amici, carissime amiche, la vostra presenza in un numero così rilevante, in rappresentanza delle famiglie di circa 150 paesi dei diversi continenti, porta a Milano una ricchezza straordinaria di esperienza e di riflessione, come avremo modo di constatare in questi tre giorni di congresso. La scelta del Santo Padre di convocarci da tutto il mondo per riflettere sugli aspetti fondamentali dell'umana esperienza dice con grande chiarezza l'insostituibile risorsa che la famiglia rappresenta per ogni persona e per l'intera società. Nello stesso tempo, il lavoro di questo prezioso congresso, accuratamente preparato dal Pontificio Consiglio della Famiglia, ci permetterà di cogliere il proprium della famiglia stessa nelle variegate
modalità culturali in cui si è andata esprimendo. La mobilitazione massiccia, l'impegno massiccio delle comunità cristiane per questo incontro internazionale. Penso ai più di 5.000 volontari, alle migliaia di famiglie che vi stanno accogliendo, al sostegno ricevuto dalle vostre chiese. Ebbene, questo grande impegno, questa grande mobilitazione esprime la cura appassionata dei cristiani per la famiglia. Questa cura è già in sé stessa un contributo determinante per la società civile del presente e del futuro. È un contributo di civiltà, perché la famiglia costituisce il luogo appropriato della generazione e dell'educazione, intesa come introduzione di tutta la persona a tutta la realtà. Milano mostra di aver ben compreso il grande dono che gli è stato fatto di convocare il 7° incontro mondiale. Ne dà conferma, oltre al sorprendente numero di adesioni, la grandissima risonanza che questo evento sta assumendo in tutta la società civile in Italia e non solo, che è ben documentata dal grande interesse di tutti i mezzi di comunicazione. Per noi cristiani, per i cristiani, la verità è vivente e personale, si chiama Gesù Cristo, l'amato. Per questo la forma adeguata e convincente di conoscenza e di comunicazione della verità è la testimonianza. Questo 7° incontro è anzitutto e soprattutto un evento di testimonianza reciproca e di testimonianza a ogni nostro fratello uomo. I momenti di approfondita riflessione, assicurati dagli esimi relatori e dalla vostra attiva partecipazione, saranno arricchiti dalla testimonianza reciproca che le numerose famiglie qui convenute sapranno scambiarsi durante questi giorni di convivenza e in particolare nella festa di sabato 2 giugno. Non mancheranno naturalmente preziose occasioni di preghiera. Il Duomo, le chiese di Milano, di tutte le diocesi lombarde saranno aperte per l'adorazione e per la celebrazione del sacramento della confessione, della riconciliazione. E tutti questi momenti di preghiera troveranno coronamento nell'Eucaristia presieduta dal Santo Padre domenica mattina all'aeroporto di Bresso. Già fin d'ora, già oggi, già fra poco, pregheremo in modo del tutto speciale per i morti di questa seconda grave scossa di terremoto, per i loro cari, per le loro comunità cristiane, per le città e i paesi colpiti, e troveremo forme di concreta solidarietà nei loro confronti. Carissime amiche, carissimi amici, a tutti voi, convenuti da ogni dove, volentieri noi milanesi apriamo il cuore e insieme al cuore apriamo le porte delle nostre case, della nostra chiesa, della nostra città. Grazie di essere con noi. Ora assisteremo alla rappresentazione di un movimento coreografico del corpo di ballo della scuola di danza del Teatro Oscar.
E ora ascolteremo l'intervento di saluto del Cardinale Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Siamo una grande assemblea riunita in un clima di fraternità e di gioia, ma aleggia su di noi una nube di mestizia per il disastroso terremoto che non molto lontano da qui, da Milano, ha colpito la popolazione dell'Emilia-Romagna. Ai morti, ai feriti, alle famiglie che hanno perduto la casa, ai lavoratori che hanno perduto il lavoro, va il nostro commosso pensiero, la nostra solidarietà, avvalorata dalla preghiera. Inauguriamo il 7° incontro mondiale delle famiglie sul tema la famiglia, il lavoro e la festa. L'incontro è mondiale perché le persone partecipanti, le delegazioni ufficiali e le famiglie provengono dai 5 continenti, da circa 150 paesi. E perché rappresentano tutte le famiglie del mondo, le tengono nel loro cuore, nella loro riflessione, nella loro preghiera, quelle credenti e quelle non credenti, quelle unite e quelle divise, quelle felici e quelle colpite dalla sofferenza. L'incontro, anche come evento, è di lavoro e di festa, lungo tutta la sua durata. Nei primi 3 giorni, durante il congresso internazionale teologico pastorale al quale diamo inizio questa mattina, prevale certamente il lavoro, anche per i ragazzi, i quali sono occupati in una serie di iniziative a doppia valenza, di gioco e di impegno formativo nello stesso tempo. Si ha comunque motivo di ritenere che per tutti, anche per gli adulti, la fatica possa diventare piacevole, perché il programma è ampio, vario, dinamico e consente di fare scelte secondo le proprie preferenze. Invece, gli ultimi 2 giorni, con la presenza del Santo Padre Benedetto XVI, sono propriamente giorni di grande festa, pur comportando per molte persone, organizzatori e operatori, anche un lavoro assai impegnativo. Il Pontificio Consiglio per la Famiglia è profondamente grato all'Arcidiocesi di Milano per aver preso su di sé l'onere gravoso della preparazione, dell'organizzazione e della celebrazione di questo evento a servizio della Chiesa universale. Saluta con un caloroso benvenuto i cardinali, i vescovi, le delegazioni ufficiali dei vari paesi, i sacerdoti, le famiglie, i relatori e tutti i partecipanti, specialmente quelli che vengono da lontano. Ringrazia le istituzioni civili che hanno collaborato e collaborano alla riuscita di questo evento ecclesiale. Il tema dell'incontro mondiale scelto dal Santo Padre Benedetto XVI riguarda 3 valori umani che la Sacra Scrittura subito, fin dall'inizio, presenta come 3 benedizioni di Dio. 3 benedizioni dunque collegate all'origine dell'uomo, 3 doni originari, fondanti, permanenti,
essenziali per le persone e per la società. Tre caratteristiche proprie della vita umana. Solo l'uomo fa famiglia, perché egli solo è capace di amare gratuitamente. Solo l'uomo lavora, perché egli solo è capace di ragionare, progettare, scegliere. Solo l'uomo fa festa, perché egli solo sa compiacersi per la bellezza dell'essere, del vivere e del vivere insieme. Tre ambiti di comunicazione e di relazioni interumane che concorrono a definire l'identità delle persone e a costruire la loro felicità. Tre dimensioni tra loro complementari e interdipendenti. La famiglia riceve sostegno dal lavoro e il lavoro riceve capitale umano dalla famiglia. La famiglia ha bisogno della festa per godere e intensificare la sua unità e la festa ha bisogno della famiglia e della comunità perché non si può far festa da soli. Il lavoro riceve motivazioni, energie, gioia dalla festa e la festa suppone il lavoro e in certa misura sempre lo incorpora. La bellezza della vita ordinaria, il benessere esistenziale e anche quello economico dipendono dall'autenticità e dall'armonizzazione di questi tre ambiti della vita personale e sociale. L'attuale crisi, che non è solo economica ma anche culturale, relazionale, religiosa, fa emergere un malessere che era latente da tempo. Acuisce il desiderio e la domanda di valori autentici, provoca alla revisione delle dinamiche di mercato e degli stili di vita. Invita a riconoscere il primato della persona e della solidarietà, delle buone relazioni e della collaborazione. Malgrado i pericoli che minacciano oggi la famiglia, il lavoro e la festa, questo incontro mondiale di Milano vuole offrire un messaggio di speranza, speranza fondata su molti fenomeni positivi che si riscontrano anche oggi, sulle aspirazioni e sulle energie inesauribili del cuore umano, sulla triplice benedizione di Dio, benedizione delle origini e perciò permanente, benedizione portata a compimento dal Signore Gesù Cristo, Salvatore di tutti gli uomini e di tutto ciò che è autenticamente umano. Auguro a tutti una felice permanenza a Milano e un impegno, un lavoro fruttuoso. Buon incontro mondiale. Recitiamo insieme la preghiera della famiglia, il cui testo potremo seguire sugli schermi. Padre del Signore Gesù Cristo e Padre nostro, noi ti adoriamo, fonte di ogni comunione, custodisci le nostre famiglie nella tua benedizione, perché siano luoghi di comunione tra gli sposi e di vita piena reciprocamente donata tra genitori e figli. Nous te contemplons, artisan de toute perfection et de toute beauté. Accorde à chacune de nos familles un travail juste et digne, afin que nous puissions avoir la nourriture nécessaire et savourer au privilège d'être tes ouvriers dans l'édification du monde. Te glorificamos, motivo de la alegría y de la fiesta. Abre también a nuestras familias los caminos de la dicha y del descanso.
para gustar desde ahora aquel gozo perfecto que nos ha donado en Cristo resucitado. May our days, although difficult or comforting, be opportunities that will unfold your mystery of love and light that Christ your Son has revealed and the life-giving Spirit has granted, so that we may happily live as your family on this journey towards you, Holy God, forever and ever. Amen. Ora siamo tutti invitati ad ascoltare insieme l'inno ufficiale dell'Incontro Mondiale delle Famiglie 2012. A seguire reciteremo in piedi il Padre Nostro in latino, il cui testo potremo seguire sugli schermi. Ci alziamo. Pater noster, qui es in celis,
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Seduti. Invitiamo i componenti della famiglia messicana Gomez, che furono responsabili dell'organizzazione del precedente congresso, e la famiglia italiana Invernizzi a dare simbolicamente il via a questo 7° incontro mondiale delle famiglie, animando il logo dell'evento. Mentre salutiamo le due famiglie, il corpo di ballo, con un ultimo movimento, lascia la sala. Ed ora il cardinale Norberto Rivera Carrera, arcivescovo di Città del Messico, raggiunge il tavolo dei relatori da dove presiederà la sessione di questa mattina. Questo per quanto riguarda un primo assaggio di ciò che sta accadendo in questo momento a Fiera Milano City Milano per l'apertura di questo 7° incontro mondiale delle famiglie. Come vi abbiamo preannunciato all'inizio di questo nostro collegamento in diretta, vi abbiamo proposto il saluto del Cardinal Scola, del Cardinal Antonelli, all'indirizzo di quanti erano e sono presenti nell'auditorium dove di fatto si sta svolgendo questo primo appuntamento del Congresso Teologico Internazionale, apertura del 7° incontro mondiale delle famiglie di Milano. Concludiamo per il momento questo nostro appuntamento in diretta con l'auditorium di Fiera Milano City per aprire
un'altra finestra, una finestra rivolta verso Roma e la città del Vaticano in particolare. Mi ha raggiunto in studio padre Claudio Savio, che saluto ovviamente, e che sta cominciando a condividere con noi questi momenti di Milano e a prendere contatto con questa realtà così cosmopolita e così ricca e vivace. Alcuni dati relativi anche alla presenza di delegati: sono 5.000 soli volontari, ed è un numero già consistente, ed ha anche la testimonianza di quella che è stata la risposta delle varie diocesi, in particolare di Milano, da parte di moltissimi giovani, e non solo, nel voler mettere a disposizione parte o tutto il proprio tempo durante questi giorni di questa settimana per accogliere le migliaia di pellegrini che sono arrivati e arriveranno qui a Milano. Sono 2.500, anche più, perché ultimamente il dato è cresciuto, gli iscritti al congresso teologico internazionale. Numeri importanti, significativi, per temi importanti e significativi, e però adesso apriamo una parentesi proiettata, come dicevo, verso la città del Vaticano. Tra poco ascolteremo le parole del Papa. Sì, allora un grazie a Giacomo. Io mi sento un po' ospite, perché questa è una zona che è servita soprattutto dalla sede di Telepace di Lodi, e oggi con gioia, già da ieri sera, sono qui a Milano per seguire insieme a Giacomo, a Paola, a Lucio, che sono qui a Milano queste giornate, non dimenticando che da dopo domani sera sarà qui Papa Benedetto XVI, e quindi seguiremo sia la visita che il Santo Padre compirà a questa chiesa particolare che vive in Milano, e poi nella serata di sabato e di domenica mattina il clou, diciamo, di questo settimo incontro mondiale delle famiglie. Questa notte ho dormito proprio vicinissimo a Brestro, ho visto il luogo dove ci sarà l'incontro, non ho dormito nel campo, ma ho dormito vicino dove ci sarà questo incontro, è uno spazio veramente molto bello, già potremmo dire predisposto a festa per questo incontro delle famiglie con il Papa. Giacomo, vogliamo ricordare, perché abbiamo in diretta al canale 664, oppure ci state guardando sul satellite. Oggi giornata di maratona per quanto riguarda il Family 2012, che è iniziato con il congresso internazionale. Abbiamo visto il cardinale Scola e poi le tante manifestazioni che stanno andando in corso. Siamo alla Fiera Milano City, quindi vicino alla zona di Bresso, dove poi si svolgerà invece l'appuntamento di sabato con la veglia, di domenica con la messa, e quindi la grande attesa per l'arrivo di Papa Benedetto XVI. Abbiamo visto che è stata davvero importante l'affluenza al centro congressi che ospita questo congresso internazionale teologico. In questo momento quello che era in corso era la famiglia tra opera della creazione e festa della salvezza, con l'apertura di Ravasi, e poi andrà invece nel corso della mattinata la seconda parte con la famiglia, il lavoro, la festa nel mondo contemporaneo. Quindi molta concretezza per quanto riguarda questo congresso, che vuole davvero essere un po' la fucina delle idee per quanto riguarda la possibilità di accogliere al meglio la venuta del Papa, ma soprattutto per creare il clima giusto e per dibattere sui temi fondamentali, che sono quelli, come dicevamo poco fa, della famiglia moderna, della famiglia che deve reinventarsi, deve assolutamente mantenersi in qualche modo consapevoli che proprio dalla famiglia, come cellula fondamentale della società, si riesce a costruire sopra qualcosa. Quindi la pietra angolare, si direbbe, no, della fondamenta della nostra società, ma che allo stesso tempo è necessario che venga un po' rivista, aggiornata, modernizzata, e anche che prenda coscienza, come d'altra parte è necessario fare, del momento difficile, che sia esso economico piuttosto che proprio di contenuti sociali, e quindi di rappresentanza all'interno della società a livello sociologico. Sono tanti i temi che verranno affrontati e sono tantissime le informazioni utili riguardo questo incontro, che potrete
trovare, io vi do come sempre insomma qualche informazione anche di servizio, sia sul sito family2012.com, che riporta appunto le principali notizie per quanto riguarda il Family, sia il congresso, le informazioni pratiche, come arrivare, come muoversi una volta che i pellegrini, piuttosto che i volontari, piuttosto che coloro che ospitano, e sono tantissime le famiglie all'intorno di Milano che hanno dato disponibilità, possono trovare su questo sito, piuttosto che il kit di Family, chi non l'avesse ancora ricevuto, e così via. Vi rimando anche al sito di Telenova, dove anche qui troverete, essendo noi la televisione ufficiale di questo bell'evento, tutte le informazioni sulla nostra programmazione, che sia sul canale 14, che 664, che sul satellite e anche in streaming proprio sul sito telenova.it, potrete seguire, affinché insomma chi non avrà modo di intervenire a tutti gli incontri o vorrà seguirne in special modo qualcuno, può trovare anche questo mezzo che mettiamo a disposizione con grande piacere. C'è invece la parte un pochino più di attualità, che riguarda la zona traffico limitato, per esempio, che è importante ricordare proprio per non venire colti di sorpresa chi volesse recarsi nella zona di Bresso del Parco Nord, ma anche semplicemente chi è consapevole di doverla attraversare, quella zona. Non si stupisca nessuno se invece in quei giorni, e quindi sabato e quindi domenica, non sarà possibile farlo. Ovviamente ci sono disposizioni di sicurezza, c'è una quantità enorme di persone che affollerà la zona del Parco Nord, ci si aspetta davvero moltissimi pellegrini, e ci sono anche appunto ragioni pratiche di spostamento, perché giustamente non è possibile raggiungere il luogo in macchina, è possibile invece con i tanti mezzi pubblici messi a disposizione. Tra gli altri ricordo anche che nei giorni appunto di sabato e di domenica ci saranno dei mezzi pubblici in più, perché il Comune di Milano, giustamente consapevole delle difficoltà che potrebbero esserci per chi vuole spostarsi, mette a disposizione a partire dalle 4 del mattino di domenica alcuni mezzi pubblici in più, e quindi ovviamente la possibilità di raggiungere più facilmente. Perché dalle 4 del mattino? Perché ovviamente essendoci la veglia, sia le persone che volessero non dormire lì, come è capitato in altre occasioni, possono tornare verso le loro case, sia per chi invece vuole trovare i posti migliori o semplicemente deve spostarsi verso la zona di Bresso nel giorno della messa. Ecco che allora si parte il mattino presto, evidente, per arrivare poi nella zona della messa. Quindi vedete questo grande arco che abbiamo fatto vedere anche prima, che sarà appunto la scenografia meravigliosa che consentirà a tutti di vedere in tutto il mondo le vetrate del Duomo, perché quelle che si vedranno alle spalle del Papa, queste qui, sono proprio le vetrate del Duomo riprodotte in modo molto tecnologico, seppur ecosostenibile, perché questo è stato un leitmotiv della fabbricazione di questo palco. Sono appunto proprio le vetrate del Duomo di Milano, che verranno quindi viste in tutto il mondo, perché sono moltissimi i paesi, centinaia di paesi che saranno collegati con le dirette televisive piuttosto che radiofoniche, proprio con quel chilometro quadrato a Bresso, quando ci sarà il Papa per parlare di famiglia. Vi ricordo anche che noi in questi giorni saremo... Ecco qui la fabbricazione proprio del palco, che magari poi rivediamo anche con le immagini. In questi giorni noi saremo in diretta sia da studio con i nostri esperti, che commenteranno quanto sta avvenendo. Vi faremo ovviamente vedere i momenti salienti, quindi per esempio l'inizio del congresso di oggi nel corso della mattinata, e poi ancora domattina altra parte del convegno molto importante, stessa cosa venerdì, poi l'arrivo del Papa a partire dalle 17 di venerdì, sia su Telenova News che su Telenova canale 14, sul satellite e in streaming, quindi dalle 17
di venerdì, vi rammento questo appuntamento importante con l'arrivo del Papa, i primi incontri, i primi saluti del Pontefice, poi il concerto alla Scala dalle 19.30, sempre di venerdì, la preghiera dal Duomo di Milano dalle 21.15 avanti fino alle 22.30, sabato invece si comincia al mattino presto, poi fino alle 12.30 circa, dalle 16.30 ancora altre testimonianze, festa delle testimonianze, incontro del Papa con le autorità. Sapete che abbiamo detto che per tre giorni sarà in giro per Milano il Papa, il Papa appunto con questa grande visita pastorale, e poi la domenica la Santa Messa dalle 9.45 e poi l'Angelo. Andiamo a vedere adesso invece che cosa sta avvenendo negli studi di Telepace, siamo in collegamento anche con loro e poi da lì torneremo a vedere quello che sta avvenendo al Congresso Internazionale Teologico Pastorale in diretta dalla Fiera Milano City, dove sta avvenendo questo grande primo incontro del Family 2012. Via. Saluto, un'introduzione del Cardinale Angelo Scola e poi il discorso di Papa Benedetto XVI. Arriveremo quindi in serata a partire dalle ore 20, noi inizieremo la diretta, il Papa arriverà alle 20.30 al Parco Nord a Bresso per questa serata di testimonianze che le famiglie faranno dinanzi al Papa, e poi diciamo il Papa porterà anche lui la sua testimonianza con il discorso che rivolgerà alle famiglie. Giacomo, mi puoi venire in aiuto per quanto riguarda i numeri? No, non diamo i numeri, però il Cardinale Scola parlava, penso soprattutto domenica, di una presenza di circa 1 milione di fedeli alla messa che ci sarà domenica mattina. Questa è la previsione, una previsione per certi aspetti prudente, se vogliamo, comunque l'attesa è questa, così come l'attesa per la partecipazione alla festa delle testimonianze è di circa 300.000 persone. Un elemento aggiuntivo, se mi permette, per quanto riguarda anche, ed è indicativo di quella che è stata la risposta qui a Milano, alla diocesi di Milano e in generale in tutta la Lombardia, è la disponibilità di quanti hanno messo a disposizione i posti letto per coloro che vengono e verranno qui in questa occasione. Si parla di più di 33.000 posti letto messi a disposizione per circa 11.000 famiglie da parte di altre famiglie o nuclei familiari della diocesi di Milano e dintorni. A questi si aggiungono più di 12.000 posti messi a disposizione dalle parrocchie, nelle loro strutture. Ci hanno raccontato alla vigilia di questo momento di iniziative spontanee sorte tra i giovanissimi, per esempio di alcune realtà, di alcune parrocchie che potevano contare su piccole palestre o spazi coperti disponibili, dove questi ragazzi hanno detto: va bene, noi dormiamo in sacco a pelo in questi teatri, in queste palestre, per lasciare il nostro posto, il nostro letto in casa a questi ragazzi o comunque famiglie che verranno a Milano per partecipare a questo incontro. Mi sembra un segnale molto interessante e bello da evidenziare. Quante volte la scorsa estate, eravamo tutti e due a Madrid, abbiamo detto la GMG non è solamente la veglia o la messa, in questo caso l'incontro mondiale delle famiglie non è il congresso teologico pastorale che noi seguiremo in diretta in questi giorni, è anche questo, ma è tutto quel vissuto che le telecamere magari non riprendono, che i grandi media non raccontano, ma che dicono di un'accoglienza, uno scambio fra le famiglie, in questo caso di Milano e penso anche un po' del circondario, della grande realtà di Milano, che aprono le porte di casa e costruiscono questi rapporti che sono veramente belli. Esattamente, un altro esempio di questo avverrà nel pomeriggio e sera di domani. Anche qui per noi sarà un po' impegnativo testimoniare direttamente la cosa, in quanto tutti coloro che sono convenuti per questa occasione verranno divisi tra le varie diocesi della Lombardia. Arriveranno, ci saranno momenti nei quali nelle varie diocesi coloro che sono intervenuti parteciperanno a un momento di riflessione su varie tematiche, ma subito dopo ci sarà un momento di festa e qui
ci sarà l'abbraccio non solo ideale, anche di quanti non hanno, pur magari avendo dato la propria disponibilità, essere inseriti nel contesto, nel novero di coloro che potranno ospitare dei pellegrini, oppure partecipare a queste giornate di Milano, giornate dedicate alla famiglia. E quindi non solo Milano, tutta la Lombardia, tutto il mondo. Di fatto un abbraccio universale che cercheremo anche di testimoniare anche in questo caso e speriamo soltanto di potervi trasmettere quello che è e quella che sarà l'atmosfera che si potrà vivere direttamente in queste occasioni. Ecco, io ricordo ai nostri radioascoltatori e telespettatori che siamo in attesa di poterci collegare con Piazza San Pietro per seguire l'udienza generale del Santo Padre come ogni mercoledì, e chiedo anche alla nostra regia, qualora le immagini saranno disponibili dell'ingresso del Papa in piazza, di fare un cenno proprio per poter dare la linea per la sigla del Centro Televisivo Vaticano e quindi rientrare in studio per commentare i primi momenti nei quali il Papa, a bordo della vettura bianca, transiterà nei corridoi ricavati nella piazza prima di raggiungere il luogo da dove terrà l'udienza generale. Mi piace solitamente il mercoledì lanciare uno sguardo sulla catechesi che il Papa ha tenuto il mercoledì precedente. Io questa mattina vorrei ritornare con voi invece sulle parole che il Papa ha pronunciato domenica mattina durante l'omelia nella messa di Pentecoste. Ovviamente in questi giorni lo sappiamo bene tutti, non è il caso di nasconderle, giorni difficili anche per Papa Benedetto XVI, per quello che stiamo assistendo. Il Papa ha fatto un'omelia dove poi chi vuole va sempre a pescare quello che di più interessa per leggerlo in una certa ottica, però il Papa ha detto delle cose che valgono per tutti, forse valgono in particolare per i giornalisti, ma valgono direi anche applicate all'esperienza che ci apprestiamo a seguire di questo incontro mondiale delle famiglie. Il Papa diceva: tutti possiamo constatare come nel nostro mondo, anche se siamo sempre più vicini l'uno all'altro con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e le distanze geografiche sembrano sparire, la comprensione e la comunione tra le persone sia spesso superficiale e difficoltosa. Allora io credo che oggi noi daremo prova, oggi, in queste giornate, daremo prova di come la comunicazione tra le famiglie, dicevamo, questa accoglienza che si respirerà, che si vivrà qui a Milano e un po' in tutta la Lombardia, questa accoglienza diventerà il modo più bello per raccontare come ci sia bisogno veramente di incontrarsi, di parlare, di conoscersi per costruire questa comunione. Il Papa diceva ancora: permangono squilibri che non di rado portano a conflitti, il dialogo tra le generazioni si fa faticoso e a volte prevale la contrapposizione. Assistiamo a fatti quotidiani in cui ci sembra che gli uomini stiano diventando più aggressivi e più scontrosi. Comprendersi sembra troppo impegnativo e si preferisce rimanere nel proprio io, nei propri interessi. Chiama più Adamo, dalla terra, color ocra, color rosso vuol dire, come l'argilla. La donna non si chiama più Chavva, Eva, la vivente, ma si chiamano con un nome solo, declinato al maschile e al femminile. Ish, Isha. E qui è forse il vertice della coppia. La coppia che ormai conserva la sua identità maschile e femminile, ma al tempo stesso, in quel momento, ritrova di essere, di avere una base comune. La dualità nell'unità. E io qui vorrei per un momento, anche se non faccio più il professore, vorrei sfidare un po' tutti voi che mi ascoltate a seguirmi in una frase che dirò in ebraico.
è una frase di quel poema assoluto che è il Cantico dei Cantici, poema assoluto dell'amore tra i due. È una frase che contiene la proclamazione, la professione di mutua appartenenza, di reciprocità. E anche chi non sa l'ebraico riesce a sentire la musica di questo canto, che è tutto ritmato, sentirete, su due suoni. O, I. O significa lui, I, io. È la donna che quasi conduce le danze dell'amore nel cantico. Ecco questa frase ripetuta due volte in pratica, anche se con una variazione. Sentite il suono. Dodili va anilo, anile dodive dodili. Avete sentito questo suono? Dodili va anilo, anile dodive dodili. E vuol dire il mio amato è mio e io sono sua, io sono del mio amato e il mio amato è mio. E già vedete come la traduzione ha perso questo filo musicale della gioia dei due che si amano. A questo punto dobbiamo concludere quindi questa riflessione sul fondamento al quale ho dedicato più spazio, perché è veramente il cuore, il punto di partenza sulla quale cresce la casa. Vorrei concluderlo con due testimonianze. La prima è del mondo giudaico, lo facciamo anche in spirito di dialogo interreligioso. È un passo del Talmud. Sempre dovete tener conto che la tonalità è un po' maschilista, ma il contenuto alla fine è suggestivo. State molto attenti, voi uomini, a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi, perché dovesse essere pestata, né dalla testa, per essere superiore, ma dal fianco, per essere uguale, un po' più in basso del braccio, per essere protetta, e dal lato del cuore, per essere amata. Ma a questo punto vorrei mettere un'altra testimonianza, ho detto, che è cristiana, in spirito ecumenico in questo caso. E questa testimonianza ci viene offerta sul, diremmo, sacramento, sulla presenza di Dio nell'interno della coppia, con la sua grazia, la grazia appunto del sacramento. Sono le parole, ho detto, in spirito ecumenico di Bonhoeffer, questo martire del nazismo. Il matrimonio è più del vostro amore reciproco. Finché siete voi soli ad amarvi, il vostro sguardo si limita nel riquadro isolato, nel perimetro isolato della vostra coppia. Entrando nel matrimonio, siete invece un anello della catena di generazioni che Dio chiama al suo regno. Siete un anello della storia della salvezza. E a questo punto passiamo al secondo elemento. Il secondo elemento sono le pareti. Dal fondamento si va verso l'alto. E le pareti, noi sappiamo, vorrei usare un'espressione di San Pietro, lithoi zontes, pietre vive. Le pietre vive sono i figli. Naturalmente la generazione, prima di tutto è la generazione del figlio, ma ci sono anche altre modalità in cui il figlio o la presenza
della coppia possa essere rappresentata. Pensiamo all'adozione. È una cosa curiosissima, pochi lo sanno. Se si va a vedere il vocabolario, l'uso delle parole nell'Antico Testamento, stiamo sempre alla Genesi, ma nell'Antico Testamento in genere, la prima parola in assoluto è ovvio, è la parola Yahweh, Adonai, il Signore. La seconda parola, quindi la prima in assoluto della nostra quotidianità, 4.929 volte, è la parola Ben, figlio. È il termine più spontaneo quasi che viene usato nel lessico della Bibbia. E non dimentichiamo che Ben si collega, quindi l'immagine che ho adottata delle pareti è significativa, Ben si collega al verbo Bana, che vuol dire costruire. Se il Signore non costruisce Bana, la casa, dice il salmista, invano vi faticano i costruttori. Eredità del Signore sono i figli, Ben. È un suo premio, il frutto del grembo. E qui io vorrei soltanto evocare, per quanto riguarda tutto questo tema immenso che sarà oggetto di infinite considerazioni, è stato oggetto, vorrei soltanto evocare un passo, in questo caso del capitolo primo della Genesi, Genesi 1:27. Purtroppo, per spiegarlo veramente, avrei dovuto scriverlo, perché la composizione grafica spiega il messaggio, secondo una legge tipica della letteratura semitica, cioè il parallelismo. Voi ascoltate ora il testo e vi accorgerete che c'è un legame. E questo legame è una sorpresa, perché voi tutti avete in mente che l'uomo è stato creato a immagine e la maggior parte pensa che l'immagine di Dio che è in noi sia l'anima. La Bibbia questo non lo dice. Che cos'è l'immagine di Dio in noi? Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Parallelo. E a questo punto il parallelo prosegue e spiega l'immagine. Maschio e femmina li creò. Ecco dov'è l'immagine, la fecondità, l'amore coniugale che genera. Non per nulla una tradizione biblica della Genesi è tutta costruita sulle genealogie che per noi sono noiose, ma che in realtà vogliono rappresentare questo parallelo che c'è tra noi e Dio. Dio è il creatore, l'uomo e la donna sono i generatori e continuano la storia della salvezza. È per questo che possiamo veramente dire che attraverso la generazione, attraverso il figlio, noi possiamo quasi rappresentare efficacemente l'immagine di Dio creatore. Ecco l'opera della creazione. E naturalmente a questo punto, senza voler scavare ulteriormente in questo tema suggestivo, non dimentichiamo che il cristianesimo ha voluto rappresentare questa immagine in un'altra forma, attraverso la teologia trinitaria. Laddove c'è un padre, c'è uno spirito d'amore, c'è un figlio. E io qui vorrei semplicemente, anche per connettermi idealmente al Messico del mio amico e compagno di studi, Cardinal Rivera,
vorrei citare una frase di grande bellezza che Giovanni Paolo II ha pronunciato proprio nel Messico nel 1979. Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è una solitudine, è una famiglia. Dal momento che in Lui ci sono la paternità, la filiazione e l'essenza della famiglia che è l'amore, lo Spirito Santo. Così, conclude il Papa, il tema della famiglia non è affatto estraneo all'essenza stessa divina. A questo punto dobbiamo proseguire e proseguiremo con la realtà di una casa che sono le stanze, lo spazio dove ardono quelle fiamme. Dramma anche questa assenza di spazio per le famiglie ai nostri giorni. Io ho pensato di proporvi tre stanze che evocherò soltanto, tre stanze diverse, anche per rispondere progressivamente alla seconda parte del tema che mi è stato assegnato, la festa della salvezza. La prima stanza è necessario evocarla, è la stanza buia, quella del dolore. Le famiglie felici si assomigliano tutte. Le famiglie infelici sono infelici, ciascuna a modo suo. È Tolstoi, in quel romanzo di famiglie travagliate, che è Anna Karenina. Gesù, se voi vedete, è ininterrottamente in contatto, entra continuamente nella stanza del dolore. Beh, potremmo dire anche l'Antico Testamento, Caino e Abele, la stanza della violenza è lì subito, fuori il giardino di Eden. Gesù entra nelle famiglie disperate per la morte di un bambino. Pensiamo alla bambina di Gairo, il figlio della vedova di Nain. Pensiamo al dramma anche della perdita di un fratello, Lazzaro, di un amico. Pensiamo anche, tra i tanti possibili, all'epilettico, mentre Gesù scende dal Tabor, dal Monte della Trasfigurazione. Ma non c'è soltanto l'ingresso nelle stanze del dolore atroce, anche del dolore quotidiano. Quei piccoli segreti che ognuno di noi sa sono custoditi dietro quelle pareti. La febbre della suocera di Pietro, le prostitute che egli incontra durante un pranzo, i corrotti, Zaccheo, le nozze difficoltose, senza vino oppure senza invitati, senza ospiti che partecipano, i figli difficili. C'è tutta una sequenza di elementi che dai Vangeli ci mostrano come lo sguardo del credente deve essere attento al realismo del dolore. E questo elenco noi l'abbiamo di molto allungato. Pensiamo che cosa vuol dire, faccio solo un esempio tra i mille delle crisi della famiglia che verranno anche esaminate durante questo convegno. Penso soltanto al dramma che anch'io ho visto tante volte di genitori con un figlio drogato, con tutto l'amore, con tutta la tragedia per la quale ogni giorno si apre all'alba, sempre con la stessa amarezza, con la stessa tenebra. Pensiamo poi a tutto ciò che significa ora nella crisi della famiglia, la liquidità anche in questo caso che ha questa casa costruita sulla roccia. Seconda stanza,
la stanza del lavoro, certamente, che spesso purtroppo ai nostri giorni è adiacente a quella del dolore. È molto bello che la Bibbia presenti il Dio creatore non come un guerriero, come facevano le culture circostanti, ma come un lavoratore, perché il verbo usato per indicare il creare, bara, è il verbo del taglialegna, di chi opera, fa un manufatto su un blocco di legno o di pietra. Abbiamo Gesù, che è definito tecton, cioè carpentiere, figlio di carpentiere viene considerato. E c'è l'uomo, noi tutti, che siamo stati messi sulla terra, come dice la Bibbia, Genesi 2,15, per coltivarla e custodirla. Questa realtà che tante volte l'uomo, un po' da tiranno, non compie. Ecco qui allora una scena che io vorrei, che è un augurio, una speranza, il Salmo della famiglia, che vorrei proprio che venisse riletto. È interessante che nei documenti di matrimonio ebraici, le cosiddette Ketubot, questo Salmo c'è sempre, scritto in miniatura. Salmo 128. Ve lo ricordate? Quella tavola domestica, domenicale diremmo noi, festiva, dove c'è il pater familias che può mantenere la sua famiglia, si dice, col lavoro delle sue mani. E poi c'è la moglie, ci sono i figli vigorosi e c'è lo sguardo che viene rivolto fuori, lo sguardo che viene rivolto a Gerusalemme, alla città, perché la famiglia non deve essere una cellula chiusa in se stessa, una monade, ma è il nucleo fondante della città, della società. Purtroppo, vedete, la nostra cultura è la cultura della porta blindata, dove si ignora tutto ciò che sta al di là, chiusi col proprio riso e le proprie lacrime, con la propria gioia e la propria disperazione. E qui, naturalmente, potremmo continuare, sfogliando la scrittura, a vedere come il dramma del lavoro, anche lì, è già presente. Non ricordate, per esempio, quel giorno in cui Gesù racconta quella parabola degli operai che sono là su una piazza, senza avere lavoro? E che trovano magari il lavoro soltanto alla fine, in maniera precaria. La parabola di questi operai è un po' l'attenzione di Cristo, quel Cristo che era attento sempre agli affamati, a tutte le ingiustizie sociali. Pensate alla parabola del ricco, sfrenatamente ricco, e del Lazzaro, il povero, che ha il minimo di sopravvivenza. Ecco perché le porte non possono essere blindate, soprattutto della stanza del lavoro. E mi avvio alla conclusione, la terza stanza. Questa terza stanza è naturalmente quella della festa, della gioia. E qui vorrei per un momento ricordarvi una pagina a cui abbiamo fatto riferimento indirettamente, che voi tutti avete in mente, ma che forse non avete mai considerato per questo suo aspetto particolare. È il capitolo primo della Genesi. È chiaro, i sei giorni della creazione, e il settimo è il settimo del riposo di Dio, il sabato. Ma provate per un momento a pensare, l'uomo e la donna sono il vertice del creato, sono l'apice. Ma non vi siete mai chiesti quando vengono creati? Vengono creati il sesto giorno.
E il 6 è il numero dell'imperfezione nella Bibbia, è il numero del limite, è il numero del male persino, 666, la bestia dell'Apocalisse. E allora come mai questa realtà, questo re del creato, che però è creato il sesto giorno? Naturalmente la celebrazione del limite, della caducità, della mortalità della persona umana. Ecco, c'è però il settimo giorno. E il settimo giorno non è soltanto di Dio, è anche il momento in cui noi celebriamo il sabato, celebriamo il culto, la preghiera, ascoltiamo la parola di Dio, usciamo dalla ferialità ed entriamo nel canto, entriamo nell'invocazione. Il nostro sguardo non è più rivolto orizzontalmente, ma verticalmente. Ecco, l'uomo diventa perfetto e pieno quando celebra la festa. Ed è per questo che se si perde la festa, se si perde la gioia, la riflessione, la serenità, lo stacco, il riposo, alla fine noi rimaniamo sempre incapsulati nel sesto giorno. C'è una bella immagine che ha usato uno scrittore, un mistico ebreo, Heschel, che ha scritto un bel testo sul sabato. Diceva: ferialità, 6 giorni, stanza del lavoro, stanza anche del dolore e stanza della festa, non si escludono, devono stare insieme. Guardate, dice, in trasparenza, in una giornata luminosa come questa, guardate una foglia. Alla luce del sole, la foglia si rivela costituita da una nervatura e da un tessuto connettivo. Tessuto connettivo è molto di più della nervatura. Ebbene, se la foglia fosse solo tessuto connettivo, solo ferialità, la vita, si dissolverebbe, non sarebbe alimentata, sostenuta. Se fosse solo nervatura, sacralismo, che ignora l'impegno esistenziale, sarebbe un mostro, si raggrinzirebbe su se stessa. La sua bellezza è proprio questa, di essere armonia tra l'invocazione e l'evocazione della quotidianità. Avere nell'interno anche questo grande momento che è il momento del settimo giorno. In quest'ultima stanza, la stanza della festa, e io concludo, si presenta Dio. La stanza è stata descritta, anzi la città in questo caso della festa è stata descritta, come tutti sapete, dall'Apocalisse. Negli ultimi 2 capitoli, è curioso notare che l'Apocalisse ha 22 capitoli, 20 sono tutti drammatici, sono i 6 giorni della lotta per vivere anche, del dolore, delle prove, delle persecuzioni, dell'insoddisfazione, dell'incompiutezza. E poi ci sono gli ultimi 2 giorni, gli ultimi 2 capitoli, sono soltanto 2, sono la festa dell'agnello. Ebbene, c'è quella frase che tra l'altro unisce Antico e Nuovo Testamento, che io vorrei proprio quasi idealmente mettere nella stanza della festa. Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi. Vedete, Dio che passa e cancella le lacrime dai nostri occhi, e scompaiono quei cittadini oscuri che ci sono in tutte le città del mondo, in tutte le famiglie anche. Anche in questo momento in Milano
la mia città indimenticata delle origini, anche in questo momento, come in Roma, dove abito adesso, dove o nei villaggi da cui provenite, ci sono sempre per le strade questi quattro abitanti che non vorremmo, ma ci sono, segno del limite, cioè morte, lutto, lamento, affanno. Là nella festa piena della salvezza non ci saranno più. Io ho finito, vorrei che con me tutti voi ora, chiedendo anche scusa se ho parlato liberamente troppo a lungo, vorrei che tutti insieme provaste a guardare da una finestra. Nell'interno di questa casa molte altre cose mancano e verranno descritte da altri. Io vorrei che guardassimo da una finestra e vedessimo una scena familiare che io esprimo ancora, come ho fatto finora, con le parole della Bibbia. È un elemento che ai nostri giorni è perso, purtroppo, a partire dai giovani, che dovrebbero essere loro a insegnarlo anche a noi, alle generazioni precedenti, cioè il dono della tenerezza. Guardiamo, apriamo questa finestra e ascoltiamo la scena, vediamo la scena che la Bibbia ci descrive in un salmo. Orgoglio non gonfia il mio cuore, i miei occhi non guardano in alto, non cerco cose grandiose né meraviglie supreme. Sono tranquillo e sereno. Tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre è l'anima mia. Israele, attenda il Signore da ora e per sempre. Grazie. Grazie, Eminenza, per la bellissima relazione che ci ha donato. È interessante pensare alla famiglia partendo dal simbolo della casa, tra virgolette, intesa non soltanto come l'edificio in sé dove dimorano le persone, ma anche come le persone viventi con i loro rapporti sia verticali che orizzontali, più significativi. Nella casa, con lei visitata, abbiamo rilevato le fondamenta costituite dalla coppia uomo e donna, a partire di un settinario di vocaboli che reggono la base da cui sorge la famiglia, l'aiuto indispensabile di chi ci si sta di fronte alle pari, simbolicamente raffigurato nella costola, cioè nella stessa componente strutturale dell'essere umano. L'uno e l'altra si abbracciano, diventando una carne unica, e recando i nomi uguali, ma non identici, di Ish e Sha. Uguali nella loro dignità radicale, ma differenti nella loro identità individuale. In altre parole, incontro, dialogo, amore, comunione a pari dignità.
Da questa base sorgono le pareti di pietra viva che sono i figli generati dell'amore e che la sua generazione continua l'opera del Creatore e rende visibile l'amore trinitario nel pensiero di Papa Giovanni Paolo II. Essi portano in sé l'unità, non solo genetica, ma anche spirituale dei suoi genitori. Queste pareti si levano verso l'oltre e il futuro. E infine, nella casa famiglia, guidati da lei, abbiamo anche visitato tre particolari stanze dove si svolge la vita terrena della famiglia, il dolore, il lavoro e la festa. Quest'ultima stanza ci ha ricordato, ci fa presente che gli esseri umani, pur essendo limitati, sesto giorno, possono entrare con Dio nel settimo giorno, cioè nel tempo di Dio, nell'eternità. Perciò l'importanza di riscoprire la festa liturgica dove avviene l'incontro col Signore in un abbraccio di intimità e di salvezza. Grazie, Eminenza. Ora andiamo a confrontarci con la situazione odierna. Il professore Luigino Bruni è nato ad Ascoli Piceno nel 1966. È docente di economia politica presso l'Università Milano Bicocca e all'Istituto Universitario Sofia nella provincia di Firenze. È coordinatore del progetto Economia di Comunione del Movimento dei Focolari, editorialista di diverse testate, fra cui Avvenire. Svolge attività di ricerca nell'ambito dell'etica economica, filosofia dell'economia e sul fondamento antropologico e relazionale delle scienze sociali. È l'autore di diversi saggi in varie lingue, tra cui The Genesis of the Ethos of the Market, Le nuove virtù del mercato. Grazie per essere con noi, professore. L'ascoltiamo. Buongiorno a tutti, un grazie personale e particolare per questo invito lo rivolgo a Cardinale Antonelli, a Cardinal Scola e al comitato organizzatore di questa festa, che mi ha dato l'opportunità di poter vivere con voi questo momento così speciale anche della prima sessione e di seguire la relazione magistrale del Cardinal Ravasi. Un vero dono che spero di ricambiare cercando di essere grato. La casa, l'economia e anche il governo della casa, dell'oikos. Quindi qualcosa un economista forse può dire sulla casa, forse un po' sul lavoro, meno sulla festa, ma tenterò di svolgere il compito assegnatomi parlando nel tempo che mi ha assegnato di lavoro, di famiglia e di festa. Nel 1869 il grande economista e filosofo inglese John Stuart Mill scriveva in un suo libro A difesa della donna una frase molto suggestiva per noi qui oggi. Diceva: la formazione morale dell'umanità non avrà sviluppato ancora tutto il suo potenziale finché non saremo capaci di vivere nella famiglia con le stesse regole morali che governano la comunità civile. Mill era infatti convinto, e lottò molto per questo, che nel suo tempo esistessero ancora due luoghi feudali, nonostante i grandi progressi che stava facendo la democrazia e la vita civile. Questi luoghi erano, a metà Ottocento, l'impresa e la famiglia, poiché entrambi ancora illiberali e gerarchici, a suo dire. Nella famiglia la donna era, diceva, serva del padrone e nelle imprese capitalistiche gli operai erano servi dei padroni.
E così egli auspicava l'avvento del movimento cooperativo per portare democrazia nell'impresa e il voto e il lavoro alle donne per portare uguaglianza nella famiglia. La democrazia della vita civile era dunque per Mill il faro, l'apripista per la famiglia. Bene, oggi in tante parti del mondo la situazione si è ribaltata rispetto ai tempi di Mill. In molti paesi, infatti, non in tutti, la relazione tra uomo e donna all'interno della famiglia è sempre più incentrata su uguaglianza e su mutuo rispetto, mentre è il mondo civile, soprattutto quello economico e lavorativo, che è ancora troppo asimmetrico, gerarchico, maschile, non a misura di famiglia, né di donna, né tantomeno di madre. Una premessa: la famiglia è troppo grande per essere esaurita da una sola relazione o da una disciplina, tantomeno da un economista. Quale sono? Da un uomo maschio, laico, europeo, italiano. Ma con questa consapevolezza del limite inizio questa mia riflessione. La famiglia, la gratuità e il lavoro. La famiglia è sempre stata ed è il principale luogo sia del lavoro che della festa. I tempi e i momenti della festa e quelli del lavoro sono stati molto intrecciati tra di loro, nella stessa casa, come abbiamo ascoltato. Nella festa abbiamo sempre trovato il lavoro, delle donne soprattutto, e nel lavoro, nel buon lavoro, anche la festa. Quindi, anche oggi, in una cultura dei consumi e della finanza, che non capendo più il lavoro non riesce a capire neanche la festa, occorre imparare a rileggere la famiglia e il lavoro e la festa assieme, senza commettere l'errore di assegnare a ciascuno di questi tre termini dei luoghi e degli ambiti troppo separati e non comunicanti tra di loro. Per ricapire nel mondo contemporaneo la famiglia e il lavoro e la festa, occorrono dunque una cultura e uno sguardo simbolici che mettano assieme e non dividano. La famiglia si trova oggi al centro della più grave crisi finanziaria ed economica che il sistema capitalistico ha attraversato dal dopoguerra. E quando manca il lavoro o quando è fragile e precario, è sempre e prima di tutto la famiglia che soffre. E poi, paradossalmente, alla famiglia che viene chiesto oggi di consumare di più per rilanciare la crescita. Una richiesta curiosa, se non fosse offensiva, come se fosse possibile aumentare i consumi quando non si lavora o quando si lavora poco e male. Il lavoro è infatti oggi la questione più urgente che ci chiama ad una riflessione più profonda e in gran parte nuova su che cosa sia veramente lavorare e su che cosa sia il lavoro all'interno della vita. Ma per poter dire qualcosa di meno ovvio rispetto alle tante cose che ascoltiamo in questi tempi sul lavoro, sulla famiglia e sulla festa nel mondo contemporaneo, alla luce dell'umanesimo cristiano e del Vangelo, occorre partire dal grande tema della gratuità e del dono, che sembrano distanti dal lavoro, in realtà, come vedremo, ne sono l'essenza, il cuore, la vera natura. E vedremo che ciò che accomuna festa, famiglia e lavoro è proprio la gratuità. Che ci sia un rapporto forte, fondativo tra famiglia e gratuità non è certamente un'affermazione controversa. L'abbiamo ascoltato anche questa mattina dagli interventi del Cardinale Scola e del Cardinale Antonelli. La famiglia è infatti il principale ambito nel quale una persona apprende per tutta la vita e non solo da giovane quella che il filosofo e scienziato ortodosso Pavel Floreschi, prima di morire in un gulag, chiamava l'arte della gratuità. Meno ovvie però sono le conseguenze di tutto ciò per il lavoro, per l'economia, per la vita civile. Per capire infatti il senso e il valore di questa arte della gratuità, è un'arte, occorre chiedersi che cos'è veramente la gratuità, poiché questi ultimi decenni di consumismo e di finanza speculativa hanno logorato
il significato della parola gratuità, relegandola in spazi troppo angusti e spesso irrilevanti. La gratuità, infatti, è oggi troppo spesso associata a gratis, al prezzo zero, al gadget, allo sconto, alla mezza ora non remunerata che faccio in più al lavoro e non alle 8 ore di lavoro. A qualche cosa, cioè, di simpatico, forse utile o carino, come si dice con una parola poco felice, ma in ogni caso molto, troppo ai margini della vita economica e civile che conta. In realtà la gratuità è qualcosa di molto più serio. Come ci ha spiegato con estrema chiarezza anche Papa Benedetto XVI nella sua Caritas in Veritate, che rivendica alla gratuità anche lo statuto di principio economico. Gratuità, infatti, è senz'altro charis, questa bellissima parola greca, grazia, ma è anche l'agape. Come ben sapevano i primi cristiani, che traducevano la parola greca agape con l'espressione latina caritas, ponendo però un H fra la C e la A, ad indicare, se non erro Cardinale Ravasi, ad indicare che quella parola latina traduceva ad un tempo sia l'agape che la caris. La gratuità, allora, è soprattutto un modo di agire, è uno stile di vita che consiste nell'accostarsi all'altro, a me stesso, alla natura, alle cose, a Dio, vorrei dire, mai per usarli a nostro vantaggio, ma per riconoscerli nella loro alterità, rispettarli, servirli ed entrare in rapporto con loro. E quindi la gratuità un come e non primariamente un che cosa faccio. Per questo non si deve contrapporre il dono al mercato, la gratuità al doveroso, poiché esistono, come vedremo, delle grandi aree di complementarità. Il contratto può e deve sussidiare la reciprocità del dono, come avviene già in molte esperienze di economia sociale, civile, nel commercio equo, nell'economia di comunione. La famiglia è il luogo principale dove questa gratuità si sviluppa e si custodisce. E dire gratuità significa infatti riconoscere che un comportamento va fatto perché è buono e non per la ricompensa o per le sanzioni. Ecco perché non c'è lavoro ben fatto senza gratuità. E la gratuità la possiamo capire solo se partiamo da un'etica delle virtù e abbandoniamo un'etica utilitaristica che invece è alla base dell'attuale cultura e scienza economica. Perché? L'etica delle virtù, che ha dato origine nei secoli anche all'etica delle professioni e dei mestieri, su cui si è costruito l'Occidente, l'Europa, ma tutte le grandi civiltà, si basava, quest'etica delle virtù, su una regola aurea, una vera e propria pietra miliare dell'edificio civile e spirituale di quel mondo, e cioè che la prima motivazione del lavoro ben fatto si trova dentro il lavoro stesso, non al di fuori di esso. La risposta alla ipotetica domanda perché questo manufatto o questa lezione in aula vanno fatti bene, la risposta era tutta intrinseca o interna a quel lavoro, a quella comunità o a quella pratica professionale. La pur necessaria e come è molto importante remunerazione monetaria o di altro tipo che si riceve in contraccambio di quell'opera non era la motivazione del lavoro ben fatto, ma solo una dimensione, pur importante e coessenziale, che si pone però su di un altro piano. È, in un certo senso, un atto di reciprocità, un premio o un riconoscimento e una riconoscenza che quel lavoro è stato fatto bene, ma non il perché del lavoro ben fatto. Io credo che ogni stipendio dovrebbe essere inteso come un dono anche, come un atto di reciprocità per dirti grazie del lavoro che metti in quel luogo e non un prezzo di quanto vali. Per lavorare e basta, è sufficiente la buona motivazione del salario, che è una buona motivazione il salario, e come? Ma per il lavoro ben fatto occorre anche la gratuità. Le città europee,
le loro cattedrali, ma anche i loro commerci e fiere. Sono il frutto di secoli di questa etica dei mestieri e delle professioni, profondamente intrecciata con il cristianesimo, che l'ha a sua volta alimentata. E invece la cultura economica capitalistica, oggi dominante in tutto il mondo, e la sua teoria e prassi economica, sta operando su questo fronte una rivoluzione silenziosa ma di portata epocale, su cui secondo me diciamo troppo poco, anche come cristiani. E cioè il denaro diventa il principale o unico perché del lavorare, la motivazione dell'impegno nel lavoro, della sua quantità e qualità. E questa è la cultura che possiamo chiamare dell'incentivo, che si insegna da 50 anni in tutte le università del mondo di economia e che si sta sempre più estendendo anche ad ambiti non economici, come la sanità o la scuola, dove è diventato normale pensare che un insegnante o un medico si comportano da buoni lavoratori solo se e solo in quanto adeguatamente remunerati e controllati, altrimenti no. Una tale antropologia sta producendo però il triste risultato di avvicinare sempre più il lavoro umano alla servitù, se non alla schiavitù antica, perché chi paga non compra solo le prestazioni lavorative, ma anche le motivazioni delle persone e quindi la loro libertà. Ecco perché sono convinto che ogni riforma, anche istituzionale, anche legislativa, del lavoro e ogni rilancio dell'occupazione, che oggi sono importantissimi in Europa ma non solo, non può che ripartire da una nuova fiducia nelle risorse morali e spirituali del lavoratore, che quando lavora bene, prima di obbedire a incentivi e a manager, obbedisce a se stesso. Perché se e quando si lavora male per 8 ore al giorno, per 40 anni di vita, è l'intera esistenza personale, familiare e sociale che non funziona. Lavorando, diciamo a noi stessi per primo e agli altri, non solo che cosa facciamo, ma chi siamo. E se lavoriamo male, diciamo male a noi stessi e agli altri chi siamo, perché lavorando male viviamo male, anche se questo lavorare dipende dal fatto che stiamo lavorando nel posto sbagliato, all'interno di rapporti sbagliati, senza poter esprimere la nostra vocazione, che è anche vocazione lavorativa. Fare in modo allora che ogni persona, ogni giovane in particolare, c'è un tema giovanile immenso oggi sul lavoro, che ogni persona, che ogni giovane trovi la sua vocazione lavorativa è un dovere morale di ogni comunità educativa, dalla famiglia alla scuola alla politica, perché ne va di mezzo la nostra felicità, la nostra fioritura umana, quella eudaimonia dei greci, quella vita buona che non può cominciare solo quando torniamo a casa la sera o un weekend. Perché se non siamo felici quando e mentre lavoriamo, non possiamo esserlo veramente e pienamente neanche quando smettiamo di lavorare a casa. Grazie. Non è però sempre possibile per tutti e per tutta la vita fare il lavoro che sentiamo come nostra vocazione. Ma nessuno può impedirci di vivere ogni lavoro come agape, come caris, come relazione, come servizio, e così redimere e trasformare in fioritura umana ogni lavoro, anche quello sbagliato. A questo proposito volevo citare anch'io un autore ebreo, nello spirito ecumenico interreligioso di cui prima Monsignor Rabasi ha messo in pratica. Volevo citare lo scrittore Primo Levi, raccontava un'esperienza che è molto nota della sua prigionia ad Auschwitz, in un campo di concentramento. Scriveva Primo Levi: «Ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso. Il bisogno del lavoro ben fatto è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita detestava i nazisti, il loro cibo, la loro guerra, ma quando lo mettevano a tirar su i muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza,
ma per dignità professionale. Fare un muro dritto anche in un lager diventa allora una via per sopravvivere e vivere in luoghi disumani, perché quel muro dritto era il muratore, era la parte migliore di quella persona e quindi era anche la possibilità e la forza per continuare a vivere e a sperare anche in un lager. Sono convinto che più il lavoro è sbagliato, più paradossalmente dobbiamo fare i muri dritti se non vogliamo morire. Inoltre, il lavoro ben fatto, la virtù, l'eccellenza, l'arete, questa bella parola greca, è sempre all'interno di un rapporto con gli altri, perché sono gli altri, non io, a dirci, e quindi una comunità lavorativa a dirci se il nostro lavoro cresce e matura in eccellenza. Per questo il lavoro è sempre profondamente un'esperienza di reciprocità, è un atto sociale. E anche questo è uno dei messaggi bellissimi della attualissima enciclica Laborem Exercens di Papa Giovanni Paolo II. E anche per questo, pensando a questi giorni in Italia, le morti sul lavoro sono sempre morti speciali e diverse, perché si intuisce che chi lavora, anche se si sta guadagnando da vivere, in realtà non sta mai facendo un atto privato, ma sta contribuendo al bene comune, sta producendo molto di più del suo salario. Le famiglie allora, genitori, figli e nonni, che non vanno dimenticati oggi soprattutto nel lavoro, senza nonni in Italia le famiglie non reggerebbero queste crisi, credo almeno. Le famiglie allora, genitori, figli e nonni, continuano per vocazione e per compito etico e spirituale a generare e a rigenerare patrimoni di gratuità e di virtù civili. La parola patrimonio è molto bella perché viene dal latino dono dei padri, dei parenti. Quindi abbiamo ricevuto questi patrimoni e dobbiamo darli ai nostri figli se non vogliamo essere ingrati. Quindi la famiglia genera questi patrimoni di gratuità e di virtù civili, ma il mondo del lavoro e della politica oggi non riconosce e non premia le virtù. E le famiglie non potranno farcela da sole, con i gravi danni dell'economia che già vediamo e che vedremo. Per crescere un bambino ci vuole l'intero villaggio, ci ricorda la cultura africana, la grande cultura africana. E per imparare l'arte della gratuità ci vuole la famiglia, ma non basta. Occorre la scuola, la comunità, la politica, l'intera vita civile, altrimenti è un continuo tessere e disfare la tela della gratuità e del dovere, che si tesse a casa e si disfa fuori. Questa parola dovere, che è un'altra bellissima parola oggi, logora. E questo è un problema grave e serio, perché se non si è capaci di gratuità, non si è neanche capaci di capire il contratto, di essere buoni lavoratori né imprenditori. Voglio ricordare anche oggi che i veri imprenditori, che non siano speculatori, sono anche e prima di tutto lavoratori. Il lavoro è sicuramente il lavoro dipendente, ma è anche il lavoro dell'imprenditore, sono tutti lavoratori. Se nonostante tutto allora la famiglia vuole e deve coltivare l'arte della gratuità, deve fare molta attenzione a non importare, magari in totale buona fede, dentro la casa la logica del contratto, dell'incentivo che vive fuori. Qui volevo fare una piccola parentesi. Guai ad esempio ad usare la logica dell'incentivo all'interno dei rapporti familiari. Il denaro in famiglia, soprattutto nei confronti dei bambini e dei ragazzi, ma con tutti, va usato molto poco e se usato deve essere un premio, un riconoscimento, mai un prezzo o un incentivo. Se ad esempio un ragazzo inizia ad essere pagato 5 euro dai genitori per sparecchiare a tavola o per tagliare l'erba nel giardino, il primo effetto che si produce, lo dicono gli studi questo, oltre che il buon senso della vita, il primo effetto che si produce è che quel ragazzo inizia a pensare che quel suo atto, al quale prima non aveva mai attribuito un valore monetario, perché il registro era un altro, la gratuità, quel suo atto vale 5 euro, che è molto poco. Poiché quando il denaro arriva all'interno di un rapporto umano, tende a diventare la motivazione e il valore di quanto si faceva prima di essere pagati. In secondo luogo, in breve tempo c'è un effetto di contagio, cioè
quel ragazzo inizierà a chiedere denaro non solo per il tavolo e per il lavoro che faceva, per cui è pagato, ma anche per i lavori contigui, riassettare il letto, portare il cane nel parco, eccetera. E se infine un giorno questo incentivo monetario venisse tolto, tutti i lavori verrebbero interrotti. Cioè, quando in un rapporto si introduce il denaro, soprattutto in famiglia, non si torna più indietro, poiché il pagamento ha il forte potere di cambiare la natura di un rapporto umano. Si pensa che cosa accade quando si inizia a pagare un volontario, cosa ottima, ma il rapporto cambia, diventa un rapporto lavorativo. Il denaro cambia, ha la grande capacità di cambiare la natura del rapporto umano, soprattutto quando diventa un prezzo e non un premio. Uno dei compiti tipici della famiglia è proprio formare nelle persone l'etica del lavoro ben fatto, semplicemente perché le cose vanno fatte bene, perché esiste nelle cose una vocazione che va rispettata in sé. Anche quando nessuno mi vede, mi applaude, mi punisce, mi premia, anche se i premi sono essenziali per rafforzare ogni educazione basata sul valore delle cose. Il letto va riassettato perché è bene farlo bene, non per la mancia, che può arrivare, attenzione, magari non sempre e non in modo sistematico, come un riconoscimento che il letto è stato fatto bene, non come il perché del farlo bene. I compiti vanno svolti con cura perché è bene farli bene, per ragioni cioè interne a quell'attività, che domani diventerà anche un lavoro, anche una professione. Se invece si inizia a praticare anche in famiglia la logica della cultura dell'incentivo, e allora il denaro, la paghetta, diventa il perché si fanno e non si fanno compiti e lavori, non so come si traduce paghetta nelle altre lingue, chiedo scusa, quei giovani da adulti difficilmente saranno dei buoni lavoratori, perché il lavoro ben fatto poggia sempre su questa gratuità che si apprende soprattutto nei primi anni di vita. Ecco perché dobbiamo tenere ben presente che la gratuità, la caris, come ci insegna San Francesco su tutti, non è un prezzo zero, ma è un prezzo infinito. Quando annunciate il Vangelo, non chiedete denaro, ammoniva San Francesco, mercante, figlio di mercanti, quindi esperto di denaro, poiché, aggiungeva, se dovessero pagarvi ci sarebbe bisogno di tutto l'oro dell'universo. Quindi la caris non si paga perché costerebbe troppo, perché è impagabile e non perché non costa niente. Chi vive in famiglia la gratuità sa quanto costa, ma una cultura che apprezza solo ciò che ha un prezzo di mercato non capisce più il valore, i valori e quindi neanche il valore delle cose. Da qui si comprende anche un fenomeno molto rilevante per le famiglie e per il lavoro. Mi riferisco al fatto che l'attuale cultura economica non capisce il lavoro che si svolge all'interno delle mura domestiche. Lavoro prevalentemente, sebbene oggi, per fortuna, non esclusivamente, femminile. La donna è ancora troppo associata dalla nostra cultura al mondo privato della casa e quindi al consumo. E infatti il lavoro che si svolge all'interno della famiglia non conta, letteralmente non conta, perché nessuna contabilità pubblica lo riporta. Perché? È un lavoro associato alla donna, che non produce ma consuma. Questo lavoro, non passando attraverso il mercato, non può avere un prezzo e quindi neanche un valore pubblico. Così non si valorizzano i rapporti di vicinato, i rapporti di prossimità non mercantili, eccetera. La cultura che legge la gratuità come prezzo zero o come cultura del gratis porta ad esempio anche a teorizzare e poi a praticare che i lavori di cura e di assistenza debbano essere pagati di meno, proprio per salvaguardare la loro natura di gratuità, cioè di prezzo zero. È questo un grave errore economico, teorico e civile, grave errore, che porta, tra l'altro, a giustificare stipendi più bassi per molti lavori educativi e di cura, anche qui a maggioranza femminile. Non dobbiamo associare gratuità a indigenza e magari a sfruttamento. La povertà, se e quando è liberamente scelta, è beatitudine.
ma l'indigenza subita da una cultura economica riduzionista e quindi sbagliata rende la vita molto difficile, a volte impossibile, a chi vuole coltivare una vocazione lavorativa nei settori dell'educazione e della cura e non ha un coniuge ricco o rendite. Tutto ciò non è giusto ed è grave. Oggi una buona battaglia di civiltà è allora quella che distingue gratuità dal gratis, che non contrappone contratto a dono, una giusta paga alla gratuità. Non dobbiamo restare inermi e silenti di fronte ad un sistema economico-politico che remunera con stipendi milionari manager privati e pubblici e lascia indigenti maestre e infermiere. È una questione di ingiustizia e quindi politica, etica e spirituale. Mi diceva ieri una mia collega economista qui presente che se dovessero per raggiungere le maestre lo stipendio di un top manager dovrebbero lavorare 4.000 anni per raggiungere quel livello di remunerazione durante la vita. A questo proposito non possiamo non fare un accenno al grande urgente tema dell'armonizzazione del lavoro-famiglia e quindi soprattutto del lavoro delle donne. Questa questione non può essere più giocata solo sull'asse economico, chi paga e per quanto tempo, l'azienda, lo Stato, il lavoratore. Quando una donna, ad esempio, lascia il lavoro per una o più maternità, non ha solo il problema di mantenere il posto di lavoro o di riuscire ad avere congedi più lunghi salvando uno stipendio dignitoso, ha anche il problema di reinserirsi nel suo posto di lavoro salvando gli investimenti relazionali e professionali fatti in passato e non ritrovarsi a fare fotocopie o a svolgere mansioni più basse e frammentate che producono frustrazione e portano spesso di fatto all'abbandono del lavoro. La gratuità, la famiglia e il lavoro dunque. Ma possiamo e dobbiamo dire altre cose che reputo rilevanti. Chi lavora e conosce il mondo del lavoro sa che il lavoro inizia veramente quando andiamo oltre il contratto e mettiamo tutti noi stessi nel preparare un pranzo, avvitare un bullone o fare una lezione in aula. Si lavora veramente quando a signor Rossi si aggiunge Mario, quando al professor Bruni o al prof Bruni, come dicono gli studenti, si aggiunge Luigino. È qui però che incontriamo un paradosso vitale e cruciale nel mondo del lavoro contemporaneo. Il lavoro è veramente tale se è dono, se cioè siamo capaci di andare oltre i normali contratti di lavoro e gli incentivi. Ma, e qui il paradosso, l'impresa non ha il linguaggio per riconoscere questo dono, perché l'impresa può vedere a che ora esco nel mio ufficio, che cosa faccio mentre lavoro, ma non può comprare la mia passione, la mia creatività, il mio entusiasmo. Queste cose essenziali o sono donate dal lavoratore o non ci sono e l'impresa non va avanti. Come dire che le imprese hanno costruito in questi due secoli di capitalismo tutto un sistema di incentivi e di ricompense che non riesce però a riconoscere il di più del dono che c'è in ogni vero lavoro. Credo che stia proprio in questa impossibilità di riconoscimento dell'eccedenza del lavoro una delle ragioni per cui in tutti i tipi di lavoro, dopo i primi anni, arriva sempre una profonda crisi, quando ci si rende conto di aver dato per anni il meglio di sé a quella impresa, a quell'ufficio, senza però sentirsi veramente conosciuti e riconosciuti per quello che si è donato, che è sempre immensamente più grande del valore dello stipendio. Si cambia a volte lavoro perché in ricerca di questo vero riconoscimento che non arrivando procura dolore e ingiustizia. L'arte più difficile che dirigenti di imprese e organizzazioni debbono imparare a coltivare è l'arte di trovare meccanismi non paternalistici per riconoscere, almeno in parte, il dono presente nel lavoro, in ogni lavoro. E si lavora male a volte, come risposta a un rapporto sbagliato. Si lavora male facendo anche un muro storto che può essere un messaggio a un manager, a un responsabile. Ancora un'ultima battuta sul lavoro alla famiglia prima di passare in conclusione alla festa. La cultura economica, politica e sociale non capisce il lavoro perché, non vedendo più la virtù e la gratuità, non riesce a vedere neanche il lavoro o lo vede sfocato.
perché vede troppe cose al posto suo. In particolare oggi il nostro mondo vede troppo consumo e troppa finanza che riempiono i media, che riempiono i dibattiti. Ma un settore del consumo e della finanza che perdono contatto con il mondo del lavoro, con i lavoratori, con la fatica, con il travaglio, questa bella parola che è anche il travaglio del parto, oltre che del lavoro, con la fatica, diventano consumismo edonista e finanza speculativa, perché è sempre il lavoro che dà la giusta misura al nostro rapporto con i beni e con il denaro. Solo chi lavora sa spendere, perché chi non lavora o lavora male o ha rendite troppo semplici spende male e crea consumismo e non crea felicità. In particolare, una nota, è preoccupante quanto lontani siano dal mondo del lavoro i ragazzi e i giovani. I bambini e i ragazzi hanno il primo approccio con l'economia incontrando il mondo del consumo adagiati all'interno dei carrelli dei supermercati, come novelle Alice nel Paese delle Meraviglie. I nostri bambini non solo assistono sempre più passivi al bombardamento della pubblicità commerciale, di cui dirò in conclusione, ma trascorrono sempre più ore con i genitori nei centri commerciali. Niente di male entro certi limiti, ma solo se all'esperienza del consumo si affianca qualche incontro con i luoghi del lavoro, con le officine, con le fabbriche, con la fatica. Sarebbe importante ogni tanto seguire il ciclo dei prodotti e vedere come e dove nascono quel cibo e quei beni che popolano i magici e colorati mondi del consumo. Ragazzi e giovani, sempre più lontani dai luoghi del lavoro, fanno e faranno sempre più fatica ad immaginare il proprio futuro lavorativo, possibile e sostenibile. Il mercato capitalistico vuole adulti bambini e bambini adulti, che siano già consumatori e, ancora in troppi paesi, già lavoratori. E arriviamo alla festa. Un tema non tipicamente economico, purtroppo, sebbene così importante anche per la vita economica. Se infatti l'essere umano è animale sociale e simbolico, la vita umana ha bisogno anche di festa. E finché il lavorare è e resterà vita, anche il lavoro ha e avrà sempre bisogno di festa. Ecco perché oggi l'economia e il lavoro debbono riconciliarsi anche con la festa. Non sono la fatica e il lavoro umano i nemici della festa e della domenica, non sono mai stati. I loro veri avversari oggi sono stili di vita fondati sul consumo e sulle rendite, che poi asserviscono anche lavoratori ai quali viene rubata la domenica e la festa. Chi vive e ama il lavoro, vive e ama anche la festa e i tempi della festa. La festa non è capita dalla cultura capitalistica per le stesse ragioni per le quali non si comprende il vero dono. La festa, l'abbiamo ascoltato, è essenzialmente una faccenda di gratuità e di rapporti. Dirò soltanto alcune battute sulla festa, ce ne sarebbero molte altre, ma molte ne parleremo, di molte in questi giorni si parlerà. Ci sarebbe da dire molto sulla festa in sé, nella famiglia, nella chiesa, nella vita civile, l'abbiamo già ascoltate. Io ne parlo dalla mia prospettiva economica, ripeto, andando verso la conclusione. Che cos'è la festa? Innanzitutto c'è un aspetto etimologico molto interessante sulla festa, che la festa, fesia, arcaico, ha la stessa radice di feria, i giorni lavorativi. Dovrebbe dirci molto questo. E un'altra interpretazione di questa parola la fa risalire alla festia, che era nel mondo latino il focolare domestico, e si ricollega a sanscrito vastia, che è casa. La festa rimanda allora al lavoro e rimanda alla casa, al focolare. Ed è interessante come esiste invece una inimicizia tra la festa e il divertimento, perché il divertimento viene da divergere, cioè volgere lo sguardo altrove. Oggi l'economia capitalistica e dei consumi conosce e ha bisogno di divertimento, pensiamo a quanto business genera, ma ha timore della vera festa. Non la capisce, perché la festa è faccenda di rapporti non strumentali, di gratuità, casa e focolare, due categorie assenti dall'attuale scienza e prassi economiche, perché la vera festa è sempre sovversiva di ogni potere. E non capendo la festa, non capisce neanche la feria, il lavoro. Anche se esiste una distinzione fra lavoro e festa, e anche se è importante preservare i luoghi e i tempi, i giorni della festa, io da
economista, credo che è anche importante ricordare in questo tempo di carestia e di vera festa che esiste un'enorme indigenza di festa all'interno del mondo del lavoro e dell'economia. L'abito della festa può e deve essere anche l'abito impolverato del lavoro. Pensiamo, per un esempio quotidiano, a quanto sia importante nelle imprese festeggiare i compleanni, i matrimoni, le cene assieme, le malattie superate e soprattutto quando nascono i bambini. Sono riti essenziali in ogni luogo umano. Per questo un segnale chiaro e forte che in un'impresa, in una comunità si sta deteriorando il rapporto, i rapporti, e quando si iniziano a dimenticare e a trascurare nascite, matrimoni, avanzamenti di carriera, a non fare più feste. Un vero imprenditore, ad esempio, sa per istinto che gli ultimi tagli che deve fare, anche in tempi di crisi, sono quelli sui doni di Natale ai dipendenti. Perché se taglia questi costi, inizia a tagliare quel capitale immateriale che poi non trova più o lo ha troppo fragile quando ci sono le crisi. Ben diversa è la situazione che ho conosciuto di persona quando l'imprenditore condivide con tutti i dipendenti la crisi che sta vivendo e i dipendenti propongono all'imprenditore di tagliare quei costi dei doni, ma in questo caso quel taglio, quella ferita diventa una benedizione perché crea ancor più legame sociale. Ma queste cose accadono quando i dipendenti vedono che durante la crisi anche l'imprenditore è povero, anche lui fa l'esperienza della povertà e quindi nasce quella fraternità fra tutti che richiede sempre l'uguaglianza. Gli esseri umani, anche e soprattutto quando lavorano, hanno bisogno molto di più del denaro, di molto più del denaro per dare il meglio di loro stessi. La festa è anche questo, rafforza i legami, li fa più forti dei contratti, perché la festa rimanda al patto, che è fondativo anche dei contratti. Il posto di lavoro è troppo importante per lasciarlo soltanto ai contratti. Che dire sulla festa, allora? Mi limito a 3 battute per poi concludere. Primo, la festa ha bisogno del lavoro. Non solo perché, come ho accennato, la dimensione della festa è interna a un lavoro che sia veramente umano ed etico, ma anche perché sono i tempi del lavoro che scandiscono i tempi della festa e viceversa. Qui c'è una conseguenza che considero importante. Quando si è disoccupati si perde non solo il lavoro ma anche la festa, poiché la festa senza lavoro non è mai vera e piena festa per la persona e per la famiglia. E viceversa, se chi lavora non conosce la festa non lavora più ma fa l'esperienza dello schiavo anche quando è super pagato. Invece, oggi è sempre più normale che le grandi imprese multinazionali capitalistiche assumano giovani con ottimi stipendi, auto di lusso, prospettive di carriera, ma ad un prezzo invisibile e realissimo. Troppo alto, rinunciare ai tempi della festa e alla lunga ai tempi della vita. Gli schiavi nel mondo ebraico avevano il sabato, noi moderni schiavi abbiamo perso anche la domenica. Se saltano i tempi della festa e quindi quelli della famiglia e della vita, magari lasciando un po' di spazio al divertimento, in questi lavoratori si essiccano i pozzi della vita, dai quali attingono anche le energie lavorative e si ritrovano così dopo pochi anni spremuti, esausti e buttati via. Oggi è troppo urgente ricreare lavoro nuovo, proteggere quello fragile. Anche perché ricreando lavoro e proteggendolo si ricrea anche la festa. È eloquente che i governi di molti paesi europei in questi anni di crisi vorrebbero tagliare le feste, perché in realtà sarebbe un grave errore, perché è nella festa che si ricrea anche il lavoro. Secondo, la festa è poi uno dei momenti nei quali sia in famiglia sia al lavoro si valorizzano persone che magari durante il lavoro sono meno efficienti, perché magari hanno talenti artistici o relazionali. Pensiamo in famiglia, ai bambini, che non sono solo la causa della festa, spesso, ma anche i protagonisti della festa. La festa poi è indispensabile nei momenti di crisi, come ci ricorda la grande cultura biblica, poiché nei momenti della prova, al lavoro e in famiglia, far festa riaccende la voglia di vivere
e di lottare insieme. Ecco perché, ad esempio, nelle cooperative sociali, nell'economia civile, si fanno molte feste, perché queste feste nascono dalla fraternità che c'è già, la rafforzano e la potenziano. Terzo punto sulla festa: la festa ha bisogno di tempo, e questo lo sanno molto bene le donne, ma anche in parrocchia, nelle comunità, nei luoghi di lavoro. La festa, quando è autentica festa, non può essere se non in minima parte comprata sul mercato del lavoro, perché va autoprodotta, va consumata e prodotta insieme. Per questo ci vuole lavoro, perché una buona festa va preparata, vissuta e seguita dal lavoro. Il lavoro, c'è molto lavoro nella festa, soprattutto da quello femminile nelle comunità più tradizionali. Nella mia famiglia la domenica era festa diversamente per gli uomini e per le donne. Le donne lavoravano di più in occasione delle feste, ma non per questo non festeggiavano. Facevano festa lavorando. Oggi nelle famiglie si festeggia poco, anche perché non può più essere soltanto la donna a lavorare per la festa. Solo un lavoro e una preparazione condivisi tra uomini e donne renderà oggi sostenibile e non troppo scarsa la festa in famiglia e al lavoro. Concludiamo con tre messaggi. Il primo messaggio: i beni economici non sono sempre cose buone. Le famiglie sanno, per vocazione naturale e perché lo sperimentano sulla carne e sull'anima, quali grandi fallimenti spirituali, sociali, ma anche economici sta producendo un consumismo che riempie con le merci il vuoto dei rapporti. Sono tante, troppe oggi le povertà e le tragedie dovute alle indigenze di rapporti che si vorrebbero riempire con le lotterie, con il gioco, con l'alcol, con la televisione, con il cibo per adulti e per i bambini. Le famiglie, le associazioni familiari dovrebbero battersi oggi per una moratoria internazionale della pubblicità rivolta direttamente ai bambini. Negli ultimi 20 anni il fatturato della pubblicità per i bambini negli ultimi 20 anni è aumentato di oltre 100 volte. I bambini sono troppo preziosi per lasciarli ai mercanti di profitto. Ma per una moratoria anche delle pubblicità, dei giochi d'azzardo, è molto preoccupante il dilagare di lotterie, scommesse, giochi online. Un fenomeno che è... Grazie. Anche un applauso è una forma di reciprocità. Si parla anche così. Grazie molte di questo. È molto preoccupante questo dilagare, che vede i governi complici e conniventi, questo è ancora più scandaloso, che mina alla radice l'umanesimo cristiano occidentale, che nasce affermando che la virtù batte la fortuna. Il gioco d'azzardo e le scommesse che prendono il posto del bel gioco della festa vera. Battaglie civili che non possono essere delegate solo alla politica e alle leggi, no, ma debbono essere sostenute dal basso, dalle famiglie, premiando ad esempio imprese, locali, bar che fanno obiezione di coscienza rinunciando a questi giochi, a queste macchine, a queste slot machine. Un marchio di qualità che dal basso può anche cambiare la cultura. Occorre un'azione congiunta dall'alto ma anche dal basso. Secondo messaggio, non hanno più vino. Qui prendo in prestito il genere letterario di Monsignor Ravasi. La famiglia dice e ricorda che si vive male e si muore non solo per mancanza di pane, ma anche per carestie di vino, cioè di festa. E anche questo, forse, uno dei tanti insegnamenti e del grande racconto evangelico di Giovanni delle nozze di Cana, dove Gesù fa il primo miracolo proprio durante una festa di nozze, festa famiglia e lavoro, i servitori. E lo fa perché mancava qualcosa che molti potevano considerare superfluo, non essendo il vino un bene primario, diremo oggi. Ma per la festa occorre anche il vino e per la vita occorre la festa, in famiglia e, ripeto, al lavoro. Questo lo sapeva molto bene e lo sa la cultura contadina, quella artigiana, che era piena di feste, mentre si lavorava. Magari a sera
la festa scandiva il lavoro mentre si lavorava. La famiglia sa che anche quando, e forse proprio quando, si vivono momenti di povertà e di crisi, la festa, il vino è indispensabile non meno del pane, per ritrovare coesione spirituale e forza per continuare a vivere, per rialzarsi e camminare. Terzo e ultimo messaggio riguarda la povertà. La povertà è, al tempo stesso, una piaga dell'umanità, quando non è scelta, ma è subita dagli altri o dalla vita. Ma la povertà è anche una parola del Vangelo, e quindi è anche una via di benedizione, di beatitudine, di felicità, quando la povertà è liberamente scelta e quando la povertà diventa sobrietà, come rinuncia libera alle merci, al dominio delle merci, per la libertà dei beni relazionali e spirituali e della gratuità. Il consumismo oggi è una religione, non è semplicemente un comportamento superficiale, perché entra dentro, svuota la domanda di vita spirituale, perché le merci riempiono, tolgono le stesse domande. E quindi le famiglie conoscono le tragedie della povertà cattiva, che potremmo anche chiamare di più anche nella Chiesa, indigenza, miseria, perché la povertà è ambivalente, è anche bellezza. Conoscono le famiglie la povertà cattiva, quella non scelta, ma conoscono anche la bellezza della sobrietà, la bellezza del non aver tutto e subito. Conoscono l'importanza non solo del già, di cose, di regali, ma anche del non ancora. Per questo devono far di tutto e di più, e anche assieme, anche politicamente, per sconfiggere la miseria e l'indigenza di molte famiglie. I dati dicono che la miseria nel mondo oggi è donna ed è bambino, soprattutto. Una miseria che sta tornando sempre di più anche nelle città opulente dell'Occidente, dell'Europa. Combatterla, questa povertà, ma non per scegliere il consumismo. Combatterla, quindi combattere le forme di povertà non scelte, per poter scegliere liberamente una vita sobria e di comunione. E occorre ricordare che il modo più efficace e più serio per sconfiggere la miseria e l'esclusione è il lavoro. E anche questa la vocazione civile dell'impresa e dell'imprenditore. Pensiamo ancora qui ai bambini, a cui lascio la conclusione. Pensiamo ai bambini. I bambini che non imparano questa bella povertà e libertà, e noi adulti che non la reimpariamo ogni giorno, la reinsegniamo ogni giorno, questi bambini che cioè non sono un po' poveri perché hanno tutto e subito, perdono il desiderio e la capacità di sorprendersi. E quindi viene loro rubata l'infanzia, anche quando e proprio in quanto sommersi di merci e di consumo. Perché l'infanzia deve essere ed è il tempo del desiderio, delle sorprese, che poi alimentano anche i sogni generativi, lavorativi, di imprenditore. La festa ha bisogno, come il dono, di un po' di povertà, poiché se è sempre festa, non è mai festa. La povertà, la mancanza di qualcosa, non di tutto, rende la festa tale perché la si attende, perché arrivano doni che in parte riempiono quella indigenza. Solo questa povertà bella del Vangelo genera e alimenta da adulti il desiderio che è l'energia della vita. E qui cito un bel passaggio di Giacomo Leopardi, un grande poeta, vorrei dire europeo, non so. Garzoncello scherzoso, coteste età fiorita, è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita, il sabato del villaggio. Quindi l'arte della gratuità, l'arte del lavoro ben fatto, l'imparare a fare i muri dritti, perché anche i muri hanno una vocazione da rispettare e da servire, l'eccedenza sul dono in ogni contratto, la festa anche nei luoghi del lavoro, se vogliamo che siano umani. Si muore per carestie di pane, ma si muore anche per carestie di bellezza, di festa, di vino. Facendo tutto questo e molto altro ancora, la famiglia serve profondamente alla vita civile, serve l'economia, le imprese, il lavoro, anche e soprattutto in questa età di crisi, per poter seriamente continuare a sperare. Grazie.
Ringraziamo ancora il professore Bruni per questa brillante relazione. Molti sono gli spunti per la riflessione della cultura del lavoro. Profonda è stata la critica a una certa cultura capitalista, oggi dominante, che associa la gratuità al gratis, allo sconto, al lavoro non remunerato e sostituendo l'etica della virtù per l'etica dell'utilità, ha operato un cambiamento rilevante assai. Le persone non trovano più la motivazione per il lavoro ben fatto nel lavoro stesso, ma in aspetti esterni che non sono in grado di soddisfare e che portano il rischio di una nuova forma di schiavitù delle persone e di ingiustizia. Questo accade quando si accetta come unica motivazione del lavoro il denaro e si entra nella logica degli incentivi che oggi invade anche ambiti tradizionalmente non economici come la sanità e la scuola. Occorre dunque prendere atto che la ricompensa monetaria o di altro tipo, pur essendo necessaria, non è la motivazione principale del lavoro ben fatto. Una buona battaglia di civiltà, ha detto il professore Bruni, è allora quella che distingue la gratuità del gratis, che non contrappone contratto a dono, una equa remunerazione alla gratuità. La gratuità è un modo di agire, è uno stile di vita che consiste nell'accostarsi all'altri, a se stesso, alla natura, alle cose non per usarli utilitaristicamente a nostro vantaggio, ma per riconoscerli nell'alterità, rispettarli e servirli. La famiglia è l'ambito per eccellenza della gratuità e del dono. La famiglia educa alla gratuità senza la quale non è nemmeno possibile immaginare una società e un lavoro veramente umano. Per sé, perciò, bisogna stare attenti a non portare la logica dell'incentivo, addirittura con il denaro dimesso all'interno dei rapporti di famiglia. Provocatoria risulta l'affermazione del professore Bruni: l'arte più difficile che i dirigenti di imprese e organizzazioni devono imparare e coltivare è proprio l'arte di trovare i meccanismi che sappiano riconoscere il dono presente nel lavoro, ma allo stesso tempo ci ha chiesto a noi lavoratori di non chiedere al lavoro ciò che il lavoro non può darci, riconoscendo che la nostra vocazione all'eccellenza, alla reciprocità, è sempre più grande di qualsiasi professione o mestiere. La proposta dunque è riscoprire l'etica della virtù, della reciprocità, del dono nella cultura del lavoro. Questa dimensione della gratuità e della reciprocità accomuna anche l'esperienza della festa, che si distingue dal divertimento, tra l'altro, per il suo essere incontro di gratuità tra persone. Occorre essere attenti, specialmente oggi, a riscoprire il profondo intreccio esistente tra lavoro, famiglia e festa, senza commettere l'errore di assegnare a ciascuna di queste tre realtà dei luoghi e degli ambiti separati e non comunicanti tra di loro. La festa rafforza i legami comunitari, se nasce dal lavoro e si è preparata dal lavoro. Ma allo stesso tempo il lavoro e i suoi ambienti soltanto diventano luoghi di benessere dove fiorisce l'umanum. Se dà spazio alla festa e ai suoi riti, rafforzando l'appartenenza alla comunità lavorativa e ai rapporti di fraternità al suo interno. Vorrei concludere rilevando il fatto che la famiglia si trova al centro della crisi economica in atto. La famiglia, essendo la principale generatrice di beni relazionali, non serve oggi l'economia consumando di più,
ma consumando di meno, consumando ciò meno merci e creando più beni, beni relazionali, beni spirituali, beni di prossimità, che poi sono essenziali per la ripresa e per lo sviluppo economico. Mille grazie, professore. Una comunicazione e alcuni avvisi. Il Presidente del Consiglio italiano, il senatore Mario Monti, era stato invitato a presenziare all'inaugurazione del 7° incontro mondiale delle famiglie. Era suo fermo desiderio essere presente, ma il Consiglio straordinario dei ministri, convocato d'urgenza per il terremoto in Emilia-Romagna, glielo ha impedito. Il Presidente porta il suo saluto a tutti i partecipanti ed esprime il benvenuto personale di tutti gli italiani alle delegazioni estere presenti. Spera, infine, di essere presente alla Santa Messa, che sarà celebrata domenica dal Santo Padre. E ora alcuni avvisi molto concreti, chiedo scusa. Primo, si comunica che i congressisti che non hanno ancora scelto la sessione alla quale partecipare nel pomeriggio di domani, 31 maggio, possono ancora effettuare la scelta recandosi agli infopoint al piano zero e comunicare l'evento al quale desiderano assistere, sia per il trasporto di andata e ritorno potranno usufruire degli autobus messi a disposizione dall'organizzazione, e nelle location vi attende la relazione prestabilita, una visita turistica e una cena organizzata dalle diocesi in onore dei pellegrini, diocesi della regione ecclesiastica di Lombardia, che ringraziamo. Secondo, si ricorda che i congressisti che hanno i pranzi inclusi nel pacchetto acquistato possono accedere al ristorante situato al padiglione quarto, in fondo al corridoio di fronte all'uscita della Sala Gold. Per chi non avesse i pranzi compresi nel pacchetto è possibile accedere comunque al ristorante acquistando i pasti alle casse del ristorante. Terzo, i genitori devono recuperare i propri figli nelle sale del congresso per il pranzo, le attività loro dedicate riprenderanno alle 15. All'uscita, consegnare le cuffie e ritirare il documento di identità. Quinto, i lavori riprenderanno alle ore 15, come da programma, nelle diverse sale del centro congressi. Sesto, sulla sinistra della Sala Gord è sempre aperta per i pellegrini la Cappella dell'Adorazione. E infine, questa sera il Cardinale Arcivescovo di Milano, Angelo Scola, invita tutti i cardinali e i vescovi, qui voleva fare, mi ha detto, l'invito a tutti i congressisti, ma non abbiamo trovato una sala da pranzo adeguata, e allora invitiamo cardinali e vescovi ad una cena di benvenuto presso il Museo Diocesano, che è interessante anche da visitare, alle ore 20:30. Il museo si trova in corso di Porta Ticinese 45. Bisogna arrivare per le 20:15. Allora,
I pullman messi a disposizione dall'organizzazione partiranno per andare al Museo Diocesano alle 18:45 dal Centro Congressi, 18:45. Alle 19:30 dall'Hotel Executive per i Vescovi, 19:45 dall'Hotel Executive per i Cardinali. All'uscita viene dato un foglietto con tutte queste cose che voi potete leggere. Grazie e buon appetito a tutti. Grazie Presidente. Allora, Pedro Morin de Côte è nato a Santiago de Chile in agosto del 1948. Ha studiato la sociologia nella Pontificia Università Cattolica de Chile e ha passato un dottorato in sociologia nell'Università di Erlangen-Nürnberg in Alemania federale nel 1979. È professore titolare di sociologia nella Pontificia Università Cattolica di Cile e attualmente decano della Facoltà di Scienze Sociali da 1995 fino ai nostri giorni. Chi ha avuto la fortuna di visitare l'Università Cattolica di Santiago e di incontrare lì il professor Morin de Côte sa quanto significa il dinamismo della ricerca nella famiglia cristiana e l'Università Cattolica ha 25.000 studenti e abbiamo con noi il decano della Facoltà di Scienze Sociali. È membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e consultore presso il Pontificio Consiglio per la Famiglia e anche presso il Pontificio Consiglio per la Cultura. Tra le pubblicazioni possiamo citare Cultura y Modernización en América Latina nell'83, Iglesia y Cultura en América Latina nel 89, Persona, Matrimonio e Famiglia, opera molto conosciuta che ha pubblicato nel 1994, Famiglia e Società, 99, e America Latina, Identità e Futuro, pubblicato nel 2007. Caro professore Pedro Morin de Côte, a lei la parola. Grazie. Eminencia, excelencia, querido amigo en la comunión de la Iglesia, quisiera en primer lugar agradecer muy de corazón al Pontificio Consejo para la Familia de haberme invitado a esta hermosa asamblea de carácter internacional donde está toda la humanidad representada. El Beato Juan Pablo II escribió en Centésimus Annus, cito, «La primera estructura fundamental a favor de la ecología humana es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien, aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente, qué quiere decir en concreto ser una persona». Se entiende aquí la familia fundada en el matrimonio, en el que el don recíproco de sí, por parte del hombre y de la mujer, crea un ambiente de vida en el cual el niño puede nacer y desarrollar sus potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepetible. En esta frase se sintetiza de una manera verdaderamente excepcional, ¿qué significa el trabajo para la familia? Por una parte, ciertamente, procurar el sustento material de la vida, sin el cual
no puede haber desarrollo humano. Pero más fundamental todavía es educar a los hijos en la verdad y el bien. Amarlos de modo que puedan descubrir la dignidad con que han sido llamados por el Creador a la existencia. Educarlos a la conquista de su libertad interior para enfrentar humanamente su destino único e irrepetible. Toda la evidencia empírica en la actualidad, perdonen que hable de evidencia empírica, yo soy sociólogo, acerca de la educación y el origen de las desigualdades sociales, señala que la educación temprana de los niños es decisiva para su desarrollo posterior, generándose precisamente en esta etapa del desarrollo humano la mayor distancia social entre quienes recibieron atención, acogida y estímulo emocional a sus habilidades cognitivas y quienes no la recibieron. La escuela no es capaz de corregir con posterioridad lo que los padres y la familia no hicieron en su momento. Por ello, la relación entre la familia y trabajo no es extrínseca, sino intrínseca. No es una carga que la sociedad impone sobre las personas y la familia, sino es más bien el resultado de la dignidad co-creadora que quiso dar a los seres humanos el designio divino sobre la creación. El magisterio social de la Iglesia nos ha enseñado que toda la actividad humana pertenece al ámbito del trabajo. No solo la que es remunerada por la sociedad, sino también aquella que se ofrece gratuitamente como un don a otras personas y a la comunidad a que pertenecemos. Todas las personas siempre trabajan más de lo que reciben como retribución monetaria. Si esto vale para todos los ámbitos de la vida social, ¿con cuánta mayor razón se aplica a la familia, la que gratuitamente nos enseña muchos aspectos esenciales de la vida, como por ejemplo a controlar nuestro cuerpo, sus movimientos, su ritmo? Nos enseña también el siempre complejo idioma materno, con las distinciones y sutilezas entre la facticidad del acontecer de la actividad humana y las hipótesis relativas a su posibilidad pasada y futura. En familia aprendemos también la moralidad de los actos humanos y a asumir la responsabilidad sobre la dignidad de nuestra conducta, tanto en relación con nosotros mismos como en relación al prójimo. En ella aprendemos a compartir también el aprecio a la sabiduría, a los bienes espirituales que hemos recibido como dones de quienes nos han precedido en la existencia, y muy especialmente el don de la fe. Por todo ello, nos ha enseñado el Magisterio Social de la Iglesia que el trabajo no solo tiene una dimensión objetiva en cuanto produce bienes transables e intercambiables que van construyendo el tejido social, tanto a nivel local como regional y mundial, sino también una dimensión subjetiva, intransitiva, que construye nuestra propia persona y que estimula el crecimiento de la libertad para ofrecerse a otros con respeto y dignidad. El trabajo pertenece al dinamismo de la libertad y de la creatividad humana, por medio de las cuales transformamos el mundo para dar satisfacción a las necesidades de las personas. Sin esta satisfacción no podría haber una convivencia pacífica y justa entre los pueblos. Pero esta satisfacción de necesidades no se logra solo por medio de la adquisición de bienes de consumo transables. Ciertamente, para la gran mayoría de las personas, el trabajo remunerado es la principal fuente de sus ingresos para sostenerse a sí mismo y a su familia. Sin embargo, el trabajo excede su retribución económica por el amor con que se hace, por la libertad que arriesga, por la innovación y creatividad que propone. El trabajo es la respuesta objetiva que los seres humanos dan al don de la vida y a todos los demás dones que reciben de sus antepasados, de sus progenitores, de sus familias, de sus maestros.
es un elemento esencial de la reciprocidad de los vínculos sociales, a partir de los cuales se produce una convivencia pacífica entre las personas, se genera confianza, deseo de cooperación y ayuda recíproca. En una palabra, el trabajo ayuda a las personas a descubrir su vida como vocación, como aquella exhortación que reciben de los otros a desarrollar sus talentos, sus virtudes, la plenitud de su libertad. Estas consideraciones preliminares son muy importantes al momento de considerar las novedades que presenta el trabajo en nuestra época. Quisiera mencionar en primer lugar que vivimos en una sociedad que algunos cientistas sociales denominan postindustrial. Ello significa que el dinamismo creador de la economía y de la sociedad en su conjunto se ha ido transfiriendo desde la producción en gran escala que las personas y las máquinas realizaban en las industrias, al conocimiento, a la innovación tecnológica, a las comunicaciones, al sector de los servicios. Cito Centésimus Annus: si en otros tiempos el factor decisivo de la producción era la tierra y luego lo fue el capital, entendido como conjunto masivo de maquinaria y de bienes instrumentales, hoy día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento, que se pone de manifiesto mediante el saber científico, y su capacidad de organización solidaria, así como la de intuir y satisfacer las necesidades de los demás. Esta transformación ha cambiado muy hondamente las relaciones de trabajo y su relación con la familia. Aunque la expresión no es completamente satisfactoria, la familia se ha vuelto un factor esencial en la formación de capital humano. Ya mencionamos la importancia de la educación temprana, pero a ella se agrega el deseo de saber, de progresar, de servir a los demás y a la sociedad en su conjunto. Las fuentes del conocimiento y de la información está cada vez más a disposición de las personas, pero el deseo de adquirir ese saber, de hacer lo propio, de emprender desde él un trabajo creativo al servicio del bien común, depende de la libertad de cada uno y de la perseverancia con que se practique la autoformación continua. Es decir, requiere del entendimiento de la vida humana como vocación, y ello solo puede percibirse en la comunión con otras personas, siendo la familia la mayor y más frecuente experiencia de comunión que experimentan las personas. Estos cambios sociales representan, como sugerentemente dice el título de esta contribución, nuevas oportunidades para la familia y la sociedad, pero también nuevos riesgos que dejan en evidencia su precariedad. Pero antes de hacer un balance de ellos, quisiera completar la enumeración de los hechos nuevos necesarios de considerar. Así, el segundo factor social determinante de nuestra época ha sido el acceso de la mujer al mercado del trabajo remunerado, lo que ha sido posible en el contexto antes descrito por su acceso previo a la educación, incluida la educación superior. Me parece que esta ha sido la revolución social más importante del siglo XX. Se trata de un proceso aún en curso, con importantes rezagos en los países emergentes y en los subdesarrollados, donde faltan todavía grandes inversiones en el ámbito educativo. Con todo, parece ser un proceso irreversible que ha cambiado sustancialmente las relaciones de trabajo y también el rostro de los espacios públicos de la sociedad. En sus inicios se abrieron tímidamente puestos de trabajo para oficios típicamente, entre comillas, femeninos. Pero en su decurso, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo abarca ya todos los ámbitos sociales, incluidos los considerados con anterioridad como típicamente masculinos, como la minería, la construcción, la investigación científica,
las Fuerzas Armadas, la policía y muchos otros. Incluso en el ejercicio del poder político, las mujeres han demostrado habilidades y talentos que les permiten competir con ventaja con los varones. El ingreso de la mujer al trabajo remunerado no solo ha significado un reconocimiento del valor social de la condición femenina como tal, sino que ha significado una profunda redefinición de los roles sociales, afectando a la sociedad en su conjunto. Desde luego, también a la familia, pero no solo a la familia, a la sociedad entera. Por de pronto, ha ayudado al crecimiento económico, al disponer la sociedad de mayor número de recursos humanos calificados y de mayor variedad de especializaciones. La mujer tiene cualidades naturales y habilidades sociales que no necesariamente compiten con las masculinas, sino más bien las complementan. Las empresas, por su parte, han debido reorganizarse y disponer de servicios que antes no tenían. Las leyes sociales han debido reconocer licencias remuneradas pre y postnatales para las mujeres, como también para el cuidado de los hijos menores cuando se enferman. Se han debido instalar salas cunas en los lugares de trabajo bajo determinadas condiciones, instituir el trabajo de tiempo parcial y de aumentar la flexibilidad laboral. Jurídicamente ha debido reconocerse la capacidad de las mujeres para administrar sus bienes y en el caso de las mujeres casadas, para coadministrarlos con sus respectivos cónyuges. Para la familia, un segundo ingreso ha significado el fortalecimiento de su poder de compra y de su capacidad de endeudamiento, lo que no siempre ha significado mayor consumo, como muchas veces se dice, sino también ahorro e inversión. La situación a este respecto es muy distinta en las diferentes regiones del mundo, conforme al grado de desarrollo social de los países. Pero en general puede afirmarse que ha ayudado a la progresiva desaparición del proletariado y al incremento de los grupos medios con expectativas de movilidad social ascendente. Las familias comienzan a gastar menos en alimentación y más en equipamiento del hogar, especialmente de alta tecnología, como también en automóviles, en las vacaciones, en viajes y el uso del tiempo libre. Por otra parte, sin embargo, las mujeres han debido asumir, a lo menos en un periodo de transición que aún no termina, el doble trabajo de su profesión y de las tareas domésticas. La redefinición de roles al interior de la familia no ha sido fácil. Los varones han debido asumir, al menos parcialmente, tareas domésticas, ocupándose del cuidado y la salud de los hijos y de su educación. Acostumbrados a ser los únicos sostenedores del hogar, han debido acomodarse a la idea de que sus cónyuges pueden tener ingresos superiores a los suyos o cargos de responsabilidad y de liderazgo de mayor jerarquía, lo que ha dañado a veces su autoestima. Pero tal vez lo más importante, han debido aceptar que sus mujeres son económicamente autosuficientes y que la antigua dependencia al hogar debe ser reeducada aceptando, reconociendo y valorando su libertad para ejercer su profesión u oficio y para realizar su propio proyecto de vida. Las oportunidades introducidas en la familia por esta redefinición de roles tienen relación esencialmente con la calidad de vida, no solo material, sino también espiritual. Para los matrimonios ha significado una profundización de su relación de reciprocidad y complementariedad, entendiendo que los talentos de ambos deben compartirse en una vida construida cotidianamente en común. También ha significado para los padres varones un acercamiento a la realidad de sus hijos, preocupación por su cuidado y por su educación, lo que ha desarrollado vínculos emocionales habitualmente desconocidos con anterioridad. Pero estos cambios han traído también nuevos riesgos que han mostrado la precariedad de la vida familiar.
En primer lugar, han hecho del matrimonio una relación más personalizada y por lo mismo mucho más exigente, lo que ha traído como consecuencia mayor frecuencia en las rupturas matrimoniales cuando las relaciones son inmaduras y unilaterales. Si se produce la ruptura de la convivencia, en la mayoría de los casos la tuición sobre los hijos es entregada a la madre, generándose en ellos la experiencia del padre ausente, que se ha vuelto una verdadera cultura en nuestra época. Los hijos educados sin padres, a su vez, se infantilizan y se vuelven inmaduros, retroalimentando el círculo de las rupturas matrimoniales, especialmente a temprana edad o con pocos años de convivencia. Todos los factores mencionados están estrechamente vinculados y se refuerzan entre sí, de modo que los matrimonios y la familia tendrán que aprender a controlar los riesgos de las rupturas de la convivencia, aceptando su donación recíproca, la confianza en la vocación humana de cada integrante de la familia, el respeto a la dignidad inalienable de todos sus miembros y la calidad espiritual de la cultura que van forjando en común. También los cientistas sociales han observado otros riesgos vinculados a la más alta educación de la mujer y a su incorporación al mercado laboral, como son, por ejemplo, la postergación de la edad de contraer matrimonio hasta después de terminados los estudios, la postergación del nacimiento del primer hijo hasta que la nueva pareja se sienta segura de su relación, la formación de familias pequeñas y el distanciamiento entre los nacimientos cuando hay más de un hijo. En el extremo, ello puede significar que la mujer vea la natalidad como un problema antes que como una bendición de Dios que dona la vida al matrimonio y la pone a su cuidado para su crecimiento y educación. Pero tal vez el riesgo más importante para el matrimonio y la familia, desde mi modesta opinión, es que los métodos anticonceptivos actualmente en uso, tanto los preventivos como los así llamados de emergencia, dejan la decisión de la concepción unilateralmente en manos de la mujer si ella así lo decide, pudiendo esta situación generar desconfianza entre los cónyuges que desconocen los procedimientos efectivamente usados por sus mujeres. Esto no se aplica solamente al caso de querer impedir el embarazo, sino también cuando se lo desea. Es el caso, por ejemplo, de las madres adolescentes, en el que la investigación empírica más reciente ha demostrado que estas madres deseaban tener sus hijos para consolidar su situación de vida al interior de la familia de origen, sin importar mayormente quién era el padre, el que habitualmente suele ser un varón maduro, de bastante más edad que el adolescente. Finalmente, en el caso del continente latinoamericano, se debe reconocer la alta proporción de hijos nacidos fuera del matrimonio. Aunque no se conocen aún todos los factores en juego, esto se implica en parte por la tradición histórica de una sociedad nacida originalmente del mestizaje, en parte por el decrecimiento de los matrimonios y por el incremento del divorcio entre aquellos ya celebrados. El convivir consensualmente de varones y mujeres sin contraer matrimonio se está volviendo una práctica habitual, especialmente entre los jóvenes, y la sociedad ha dejado de mirar esta conducta con reparos, sino más bien la ha legitimado. Como se puede apreciar, los riesgos introducidos por esta nueva posición de la mujer en la sociedad pueden ser bastante graves y de ocurrencia frecuente si se compara con otras épocas pasadas. Pero esta precariedad mostrada por la vida conyugal y familiar no debe oscurecer las enormes oportunidades abiertas para las familias, tanto en el goce de un mayor estándar de vida, de una educación más esmerada y de un trabajo más creativo y productivo que acrecienta la interdependencia social, la reciprocidad y la colaboración conjunta al bien común. Para que estas oportunidades se fortalezcan,
Es indispensable crear una cultura del trabajo atenta a las nuevas características de la era postindustrial. La semántica, a veces dominante, es heredada todavía de la condición del trabajador manual de la época de la industrialización y de la introducción de la máquina, que destaca la fatiga del trabajo y la poca remuneración obtenida a cambio. Se asociaba preferente también esta cultura al trabajador masculino. Pero estas condiciones han cambiado completamente en la actualidad. Así como el beato Juan Pablo II renovó profundamente la teología del matrimonio y la familia, al interpretar la imagen y semejanza de Dios por parte del ser humano a partir de la complementariedad del varón y de la mujer y del don recíproco de su humanidad, habría que extender este mismo principio teológico antropológico al ámbito de la cultura del trabajo, puesto que la participación conjunta del valor del varón y de la mujer en la formación del capital humano avanzado, en el diseño y prestación de servicios a las personas y a sus necesidades, en la construcción de la imagen de las organizaciones y de su buen clima laboral, resulta actualmente indisociable. Algunas empresas ya han comenzado a interiorizar estas nuevas condiciones y se esfuerzan por crear condiciones laborales para la mujer que compatibilicen su doble rol de trabajadora y madre al cuidado de sus hijos. Pero falta mucho por hacer todavía, especialmente para que las sociedades prioricen la solución de los nuevos problemas prácticos que genera la incorporación de la mujer al mercado remunerado. La posibilidad del trabajo a distancia, favorecido por la comunicación electrónica, genera condiciones tecnológicas suficientes para resolver alguna de estas situaciones. Sin embargo, ello exige de parte de los trabajadores, varones y mujeres, una administración más racional del tiempo que se distribuye entre el trabajo y el hogar, como ahora también el tiempo dedicado a la educación continua y la constante actualización que exige la velocidad de la innovación tecnológica. Aunque existe una formación básica del capital humano que se extiende para toda la vida, el conocimiento necesita un constante perfeccionamiento y actualización, lo que exige a su vez tiempo dedicado a esta tarea. Algunas empresas realizan por sí mismas estas capacitaciones, pero en muchos casos externalizan este servicio y los trabajadores deben concurrir a otros lugares, a veces distantes, a recibir esta enseñanza. Para las familias esto representa sin duda un sacrificio que sus miembros pueden asumir gustosos si se ha construido una experiencia de comunión suficientemente fuerte como para comprender las necesidades generadas en las fuentes de trabajo. Cuando esta experiencia falta, los miembros de la familia suelen generar resentimientos y recriminaciones mutuas que trizan la convivencia poniéndola en riesgo de destrucción. La situación antes descrita puede verse agravada también en los casos en que existen personas mayores con enfermedades crónicas o adultos mayores que ya no pueden valerse por sí mismos. Sabemos que al menos en el caso del mundo occidental, la población está envejeciendo aceleradamente. Naturalmente hay importantes diferencias en el ritmo de este envejecimiento según países y regiones, pero el proceso de transición demográfica tiene alcances mundiales y, como bien saben los demógrafos, toma siglos revertirlo. Tradicionalmente han sido las mujeres las que asumen los cuidados paliativos sobre los ancianos, sea que se encuentren en su propio hogar o en hogares especializados dedicados a su cuidado. Pero sea de modo directo o indirecto, estos cuidados paliativos terminan afectando a la familia completa por los recursos involucrados, el tiempo de dedicación y el afecto y respeto debido a las personas que padecen esta situación. El crecimiento de la esperanza de vida al nacer, tanto en varones como mujeres,
aunque en el caso de estas últimas alcance aún más años, plantea también un nuevo desafío social en cuanto a la mantención de las fuentes de trabajo para los adultos mayores. Hemos visto en los últimos años discusiones en casi todos los países respecto a la edad del pensionamiento y la tensión entre el alto desempleo juvenil y el deseo de permanecer más años en el trabajo de las personas con buen estado de salud. Algunos de estos adultos viven solos y el abandono del trabajo no solo disminuye sustancialmente sus ingresos, sino que deteriora su autoestima y se perciben en situación de abandono. Por otra parte, no todas las familias están en condiciones de hacerse cargo de sus adultos, en una edad en que se encarecen los gastos médicos y suben las primas de los seguros de salud. Falta aún mucha imaginación social para generar empleos adecuados a las personas en retiro, que tengan en cuenta su experiencia y también sus condiciones particulares de administración del tiempo y de resistencia a la fatiga. Con todo, será sin duda uno de los problemas sociales más agudos de nuestro siglo, cuando el efecto de la transición demográfica se complete. En varios países se ha buscado como solución el turismo de los adultos mayores, pero son muchos los que no pueden darse ese lujo y necesitan mantener una fuente de ingreso por medio de su trabajo. Si el trabajo realizado ha sido además creativo e innovador, con un alto componente de vida intelectual, y si se ha experimentado como una vocación, resulta indispensable que la sociedad haga un esfuerzo por mantener la vida laboral en el contexto de la actual esperanza de vida, la que sobrepasa con mucho la actual edad de retiro, heredada de las condiciones del pasado. Después de haber analizado algunos problemas sociales específicos que crean desafíos particulares a la sociedad y a la familia, quisiera hacer un balance más global sobre las oportunidades y precariedades que nuestra época presenta a la familia y el trabajo. Durante el siglo XIX, el trabajo fue considerado esencialmente como fuerza de trabajo, concepto que implicaba que todos los seres humanos son relativamente equivalentes en el plano laboral. Con la introducción de la cadena de montaje, aunque se exigió una mayor especialización y nuevas destrezas, la dirección del proceso de trabajo no quedaba en manos del trabajador, sino que era conducido por el ritmo de la máquina. Esto ha cambiado completamente en la era postindustrial, en que la cadena de montaje se ha robotizado completamente y se pide ahora a los trabajadores interactuar con máquinas inteligentes y desarrollar habilidades multipropósitos que no se limitan al horizonte cognitivo, sino que incluyen también las habilidades sociales, como la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, tener iniciativa y liderazgo, colaborar en la creación de un buen clima laboral, pensar en la satisfacción de las necesidades de los clientes, gestionar bases de datos y generar información. La mirada sobre el trabajo no se limita en consecuencia a lo que sucede al interior de la fábrica, sino que exige levantar la mirada hacia la marcha del conjunto de la sociedad, hacia sus requerimientos y necesidades. En pocas palabras, se pide disponibilidad constante hacia los clientes y consumidores, competencia, eficiencia y cortesía o amabilidad en la prestación de los servicios que se solicitan. Por ello, se suele decir en la actualidad que el capital humano requerido incluye también capital social, como capacidad de trabajar en amplias redes de colaboración, y capital cultural como capacidad de constante actualización del conocimiento y de desarrollo de más refinadas habilidades personales que incluyen una más aguda percepción, un mejor dominio del lenguaje, sea del propio como también de lenguas extranjeras, una mayor tolerancia a la frustración
cuando no se alcanzan los resultados esperados y una mayor perseverancia para recomenzar el camino. Por decir así, el trabajo se ha hecho cada vez más social. Si antes se enfocaba hacia la apropiación y dominio de la naturaleza, la exigencia actual al ser humano es la agregación de valor a los productos del trabajo y a los servicios, sea por la oportunidad o por la calidad de las relaciones sociales que hace posible. Esto explica en buena medida por qué el trabajo ha desaparecido, en cierto sentido, del vocabulario y de la semántica contemporánea, con la excepción de cuando sobreviene la desocupación y el desempleo. El trabajo coincide ahora con la actividad humana misma, cualquiera que ella sea, si es capaz de agregar valor a las relaciones sociales. Se ha desprendido incluso del mismo concepto de necesidad que se había ocupado para la racionalización de la actividad económica durante el siglo XIX, puesto que las sociedades y las personas producen y consumen ahora mucho más de lo que necesitan. Para algunos, la vinculación entre el trabajo y la agregación de valor conduce inexorablemente al predominio de una mentalidad economicista. Efectivamente, puede darse esa distorsión. Pero no hay ninguna necesidad de que ello ocurra en el contexto de la sociedad actual. Un buen ejemplo de ello es la industria del turismo, que ha florecido con los nuevos medios de transporte y comunicación, que cobra sus precios sobre la base de la calidad de la atención a las personas. También podría mencionarse la industria de la educación, la que efectivamente se ha industrializado a nivel mundial, que fija sus precios por la calidad de sus recursos humanos de que dispone y por la calidad de los resultados logrados por quienes se someten a ella. La vinculación entre trabajo y agregación de valor no queda limitada a los productos de consumo, sino que se extiende a los bienes espirituales de la sociedad, los que se producen exclusivamente por la cooperación social y solidaria entre las personas. Pienso que este contexto social de la evolución del trabajo representa una gran oportunidad para la familia, puesto que es ella misma la gran formadora de las personas, especialmente en su edad más temprana. La escuela, la universidad y los medios de comunicación podrán ofrecer después conocimiento e información, pero la actitud hacia el conocimiento y la información, la curiosidad intelectual, el dejarse provocar intelectual y emocionalmente por la realidad, la conmoción frente a todo lo que existe, particularmente frente a los seres humanos, son virtudes que se alimentan de la libertad interior, que no es ni será nunca un producto de la industria, sino que surge de la experiencia de comunión vivida con otros y que comienza ciertamente en el seno de la familia. Incluso en el caso de las familias destruidas a causa de la infidelidad, la indiferencia o la violencia, es posible encontrar las huellas originarias de una experiencia de comunión quebrada y posteriormente olvidada. La formación de la personalidad y del carácter está íntimamente vinculada a la conciencia del hecho de que solo podemos venir a la existencia en virtud de que tuvimos progenitores, y ellos, los suyos, en un largo y delgado hilo ontogenético que nos remite hasta el misterioso origen de la vida humana, hasta el Creador. Esta conciencia no es solo ni primordialmente biológica, como suele plantearse a menudo unilateralmente, sino antes antropológica y social. Nacemos de una relación cara a cara entre un varón y una mujer. Nacemos de su comunión y tomamos conciencia de ella habitando en el lenguaje que nos han dado, que se sostiene a su vez en esa misteriosa convivencia de los hablantes de una lengua. Que el trabajo se identifique en la actualidad con toda la actividad y comunicación humana, simultáneamente material y espiritual,
mundana y trascendente. Si ella crea la expectativa de una agregación de valor, me parece un gran logro histórico evolutivo de la realidad social, en el que la familia tiene un lugar muy destacado. Surge entonces la pregunta, ¿por qué teniendo condiciones sociales tan favorables aparece la familia como una institución disminuida y en algunos contextos sociales, como el europeo, como una institución al borde de la extinción? Una situación como esta requiere ciertamente múltiples explicaciones. Quisiera avanzar algunas de ellas. En primer lugar, muchas de las funciones que antaño desempeñaban las familias las cumplen ahora otras instituciones, como por ejemplo el sistema escolar, que recoge a los niños tempranamente para situarlos en la realidad social, en su complejidad y multipolaridad. Ello ha llevado múltiples casos a que los padres de familia depositen literalmente a sus hijos en el sistema escolar para que hagan de ellos lo que en el hogar no lograron o no quisieron realizar. En segundo lugar, la comunión de personas en el seno de la familia no se considera una experiencia espontánea y connatural, sino que han entrado en competencia las redes sociales y la comunicación virtual, que hace que cada miembro de la familia, especialmente los más jóvenes, tengan sus propias redes de comunicación, que los validan y legitiman ante la sociedad. Se da el caso de familias que cohabitan el mismo hogar y, sin embargo, cada miembro construye su red de comunicación con independencia de los restantes miembros de la familia. El estar unidos, reunidos bajo el mismo techo, ya no significa frecuencia de interacción y copresencialidad de las interacciones. En tercer lugar, las nuevas exigencias de individuación y personalización hacen que la familia deba desarrollar un entorno cultural complejo y rico en virtudes y bienes culturales que difícilmente logra realizar. Más todavía cuando por exigencias del trabajo, el tiempo dedicado a la familia se concibe solo como tiempo de descanso y ocio, y no como la ocasión de una experiencia educativa para todos sus miembros. Cuando ello ocurre, es fácil reducir la convivencia familiar a la expresión de afectos recíprocos, perdiendo de vista el horizonte más extenso de la vocación humana a ser persona y a satisfacer todas las exigencias de bien, verdad y belleza que anidan en el corazón humano. La relación entre familia y trabajo en la actualidad requiere, por todo lo dicho, un nuevo horizonte cultural. Ya no se trata solamente de obtener los ingresos necesarios para la sobrevivencia y el desarrollo, sea a través del tradicional padre providente o ahora de los varios ingresos aportados por los miembros de la familia, especialmente de las mujeres que trabajan. Tampoco es suficiente la relación emocional de apego y reconocimiento de pertenencia a un tejido social construido cotidianamente por la relación cara a cara de los distintos miembros de la familia. Más insuficiente es todavía la estrechez demográfica producida por la reducción de las familias y la reducción resultante de los vínculos de parentesco. Así como la Iglesia definió a las familias en el Concilio Vaticano II como iglesias domésticas, para indicar que en ellas se daba la profundidad del sentido de la comunión eclesial, desde el punto de vista social falta definir a la familia como el lugar de la vida y del trabajo, de la formación del capital humano integral que las personas ofrecen a la sociedad para alcanzar la convivencia pacífica y el bien común de todas las personas. Falta que la familia aprecie, como señala Benedicto XVI, que la caridad en la verdad de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Como nos ha recordado profundamente el cardenal esta mañana, el amor caritas es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia
y de la paz. Sin embargo, a esta exhortación sale al encuentro la inmensa desigualdad social entre las familias que se ha puesto más en evidencia en el contexto de una sociedad organizada por la agregación de valor. Cuando se trataba de satisfacer las necesidades elementales de las personas en el ámbito de la alimentación, la vivienda y el vestuario, las diferencias sociales tenían una medida muy específica y acotada. Pero tratándose de la agregación de valor, las diferencias sociales se hacen más agudas, especialmente por la falta de desarrollo del capital humano en el seno de la familia. Se trata de un fenómeno mundial que no afecta solamente a los países pobres o a los emergentes, sino también a las sociedades desarrolladas. Aun cuando existen políticas públicas destinadas a satisfacer la igualdad de oportunidades, prácticamente en todos los países, los incentivos económicos y monetarios no se han mostrado suficientes para revertir la desigualdad. Por otra parte, los cambios en la estructura demográfica de las sociedades occidentales han puesto severas restricciones a la capacidad de los estados para asegurar el bienestar de la familia. Ciertamente, las nuevas tecnologías de la comunicación ayudan a poner a disposición de muchas personas el conocimiento y la información relevante para su desarrollo. Pero el problema en la sociedad actual no es la escasez de la información, sino que el exceso de ella, lo que requiere procedimientos y criterios de selección que solo pueden darse en una persona educada con capacidad de discernir lo que necesita y puede favorecer el desarrollo de sus talentos y de su vocación. Estamos en presencia de una verdadera emergencia educativa, como la denominó el Papa, y ella solo podrá resolverse con una renovada solidaridad intergeneracional entre las personas, que donen su sabiduría y experiencia a los más jóvenes para ayudarlos a la conquista de su libertad interior y al descubrimiento de su vida como una vocación. Si este ha sido siempre el principal desafío del trabajo en el seno de la familia, el contexto social de hoy le da una dramaticidad y una urgencia mucho más acentuada. La caridad en la verdad es el criterio hermenéutico que el Magisterio Pontificio nos ofrece hoy para renovar la comunión en el seno de la familia y para orientar el trabajo humano al desarrollo integral de las personas. Muchas gracias. Grazie, grazie di cuore, caro professore, per questa riflessione ricca sulla realtà paradossale del lavoro nella sua relazione con la vita familiare. Spesso non si riesce bene a pensare questa duplice dimensione dell'esistenza umana, lavoro e famiglia, senza separarle in modo tale da renderle totalmente eterogenee. Non esiste questo pericolo nel suo pensiero. Ha dato fin dall'inizio un principio ermeneutico fondamentale. La cito, mi permetta: la relazione tra famiglia e lavoro non è estrinseca, bensì intrinseca. Non è un peso che la società impone sulle persone e sulle famiglie, ma è il risultato della dignità co-creatrice che il disegno divino sul creato ha voluto dare agli esseri umani. Grazie anche del modo con cui lei, professore, ha contemplato la dimensione di dono iscritta nel lavoro. E mi permetta ancora una volta di citarlo, perché questo passaggio è estremamente originale e forse farà data. La cito: il lavoro è la risposta oggettiva
che gli esseri umani danno al dono della vita e a tutti gli altri doni che ricevono dai loro antenati, dai loro genitori, delle loro famiglie, dei loro maestri. Ha mostrato così le condizioni di un'autentica cultura del lavoro, come esistono le condizioni di un'autentica cultura della famiglia, che rendono possibile la scelta della famiglia. Riflettendo sulla relazione sposo-sposa nei confronti del lavoro, ha evocato la possibilità di estendere al lavoro la geniale intuizione di Giovanni Paolo II, che vedeva nella differenziazione sessuale uomo-donna una illuminante illustrazione della creazione dell'uomo ad immagine e somiglianza di Dio, a motivo, dice lei, che la partecipazione congiunta dell'uomo e della donna alla formazione del cosiddetto capitale umano è totalmente inscindibile. Grazie allora per tutto questo e per la sua visione insieme lucida e piena di speranza. Grazie professor Morandecourt. Due comunicazioni. La prima, Sua Eminenza il Cardinale Bagnasco presenterà alle ore 13 presso lo spazio Agorà della Fiera una ricerca demografica sulla famiglia in Europa promossa dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Il secondo, le diocesi della Lombardia aspettano i congressisti nelle loro città. Dalla sala pranzo si scenderà i bus secondo le indicazioni dei volontari e troverete indicate le località da voi scelte. Più di 2.000 persone dovranno partire in brevissimo tempo. Per questo vi chiediamo alcune cortesie, gentilezze. La prima, appena terminato il pranzo, vi chiediamo di scendere subito nella zona bus e immediatamente potrete partire per il luogo di destinazione. Due, controllate bene la vostra destinazione sugli appositi cartelli predisposti, perché uno che vuole andare a Bergamo non può andare a Pavia. Terzo, chiediamo di scendere a partire, i più veloci, dalle 13.30 e non oltre le 14, per poter arrivare per tempo. Tutti coloro che non hanno dato la preferenza potranno partecipare alle tre sessioni presenti qui in fiera. Buon appetito a tutti. Grazie.